Allora, buonasera, terza serata del giovedì, serata tecnica. Il lunedì abbiamo la serata salottiera e mi è piaciuta molto la serata del lunedì, è molto bella, proprio il classico salotto della fotografia, mi è piaciuta molto, mi sono molto divertito. Lunedì. Stasera serata più tecnica, riprendiamo la proposta di Nico, che era quella di trovare un tema comune dove tutti quanti i partecipanti alle serate si cimentano per tirarlo fuori, per realizzarlo, e poi i primi di dicembre, prima delle feste, li andiamo a analizzare, li vediamo tutti insieme e li commentiamo. Mi sembra una cosa molto carina. Si era detto l'altra volta di tirare giù delle proposte e di valutarle questa sera. Un po' Bruno che fa il cancelliere, no? È diventato il cancelliere del gruppo, ha raccolto le proposte, me le ha un po' anticipate, sono un po' tutte un po' introspettive, filosofiche, però insomma vediamo di tirarci fuori qualcosa. Bruno, ce l'hai tu a portata Sì, di mano? sì. Aspetta Vogliamo leggerle? un attimo. Vado? Aspetta, Sì. metto il video magari. Non è questo. Oh, eccole qua. Allora, sono usciti. Primo estratto, colore. Poi abbiamo un omaggio all'arte, al cinema, a un fotografo, eccetera. Descrivere un'emozione, paura, rabbia e via discorrendo. Donne over 50, bianco, nero e grigio, borse, cappelli, accessori vari, corpo in movimento, la frutta, il caffè e temi sociali tipo l'Europa, violenza sulle donne, eccetera. E i colori dell'autunno. Che dice Stop. Andrea? La verdura? No, come hai detto, scusa, il La colore? frutta. No, bianco E grigio. e nero? Bianco, nero e grigio. Sono tutte complicatine. Sì, ma mi sembrano, No, alcuni mi poche. sembrano troppo Troppo generici, aperte. troppo, Troppo sì, aperte. troppo aperte. Mi piace molto il colore. Troppo filosofici. Mi piace molto il colore, per esempio, non Ve so le se la metto nella chiama. chat così. Se l'aveva proposto Andrea, insomma, mi piace molto l'idea del colore, adesso rosso, Sì, no, giallo, insomma. io ne avevo detto uno specifico Sì, così per però dire. è bello il discorso del colore perché Stanno nella chat, ci scusa deve Paolo. essere un elemento di quel colore che sia capito, che dia sia il punto di forza della foto. E questo, per esempio, è bello anche perché siccome poi dovrete rappresentare almeno quattro foto, direi, che devono avere un po' lo stesso tema, è anche bello giocare col colore, no? Che ne so. Mi piaceva anche il caffè, difficile ma bello, per esempio, perché ci si può sbizzarrire in tanti modi nei ritratti, nel nudo. Immaginate gocce di caffè sulla pelle nuda, molto bello, chicchi di caffè, cioè si può ambientare dentro una. Come dire, un magazzino di caffè con i cesti, con i sacchi di caffè, se possono fare, cioè le idee sono infinite, per esempio. Però ecco, mi piaceva più una cosa di questo tipo. Possiamo anche giocare sulle stagioni, che ha detto l'autunno, per esempio, noi allora quindi giocare sui temi caldi, sul vestiario caldo, no? Che ne so, anche lì ci cioè, si può giocare in tanti modi, proprio sul fashion, ma anche sul glamour, sul sexy, sul nudo con una sciarpa, un cappello di lana, che ne so, adesso banalizzo, dei stivaloni nuda con dei stivaloni da sci, per esempio, no? Cioè, se può fa di tutto, no? Per dire. Preferisco come primo approccio un qualcosa di più, no? Preciso e anche forse sotto certi aspetti magari meno impegnativo. Non lo so, scegliete voi. Personalmente toglierei, non so se Andrea sei d'accordo, no? Quei temi un po', no? Troppo larghi così, troppo filosofici, no? Perché poi Sociali se del uno ci poi legge di tutto, allora se tutto va bene, allora, capito, no?
se scegliamo il rosso non c'è, è più facile dire. Sì, no, cioè, la banalità del concetto del rosso è che sai, lo puoi esprimere come emozione, rosso passione, ma può essere anche un colore predominante all'interno di quello che succede, un piccolo dettaglio. Nel senso, è veramente molto aperto, ma al tempo stesso circoscritto all'interno di un concetto facile da concepire. Puoi farlo prevalere sul tema, cioè sulle immagini deve prevalere l'aspetto del colore, dico bene? Sì. No, ma se tu fai, deve essere un'interpretazione dire... ovviamente libera, poi è chiaro che se o sei con un'immagine con una riga verde, nera, io mi sarei una riga, con una riga rossa è uguale, sì, io fare la soltanto... violenza sulle donne, l'Europa o quelle cose così diventa molto complicato, sì, con il colore anche... attenzione, perché poi andremo a vedere i lavori il 10 dicembre e il 17 dicembre, quindi se si sceglie il rosso siamo a Natale. E anche non farlo il Natale, cioè il rosso è talmente un colore, sì, diciamo, siamo proprio lì, quindi puoi far tutto. Se usiamo il rosso, diciamo che non escluso immagini natalizie. A me personalmente mi piaceva, se posso esprimere un mio pensiero, mi piaceva anche un tema dove foste anche concentrati sul trucco, sullo styling, no? Capito? Anche un minimo, ma che ci fosse anche questa idea di costruzione dell'immagine, no? E quindi magari un tema dove c'è un po' di fashion dentro, quel pizzico non mi sarebbe dispiaciuto, no? Outfit. Capito? Cioè, ma che poi, ripeto, può essere anche un nudo, però che abbia... cioè, recentemente ho visto, non so se è recente o è passato, un servizio di Rina dove è completamente nuda con queste borse enormi. È fantastico, no? Tu gli dici che è nudo, no? Quello è fashion a tutti gli effetti, no? Non è nudo, capito? Ecco, mi piacerebbe qualcosa del genere, capito? Dove voi vi fosse, quindi l'idea, per esempio, non so chi l'ha proposta, dei temi dell'autunno, una cosa del genere non mi dispiacerebbe, anche perché poi siamo anche un po' dentro, però anche il colore non è male, insomma, per carità, sentiamo un po' il parere di tutti, però mi piacerebbe qualcosa che vi portasse anche un po' a esprimervi come registi della situazione. Capelli, accessori vari, sì. anche bello quello degli accessori, molto bello. Anche il freddo inteso come tema generale, che può essere interpretato con l'abbigliamento, diciamo, invernale, quindi sempre collegandolo ad una modella, all'interpretazione del, sì, perché no, certo, sì, ma insomma è abbastanza simile, sì, certo. Scusa, se tu prendi due temi che più o meno si assomigliano, colori e colori autunnali, secondo me è un tema che, o uno o l'altro, possono andare benissimo per svariati generi, cioè per chi fa ritratti, un bel trucco magari elaborato con dei colori potrebbe essere qualcosa che si addice più a un ritrattista, mentre a chi fa fashion, un vestito con abbinamenti di colore su uno sfondo colorato, eccetera, eccetera, permette, diciamo, secondo me, con i colori caldi autunnali oppure con i colori semplicemente, così uno può sbizzarrirsi, che permette una visione diversa per vari generi anche fotografici, non necessariamente legati, cioè se uno mi dice borse e accessori, diciamo che per uno che fa ritratti diventa qualcosa di più complicato rispetto a, cioè non riesce a gestirsela in maniera personale perché entra in un mondo che magari non ha mai fatto, mentre il fatto di gestire dei colori, che siano autunnali, che siano estivi, che siano tutti, che sia l'arcobaleno, quello che vuoi, diventa qualcosa che uno può interpretare con la sua visione della fotografia. Io la vedo così, cioè si dà la possibilità a chiunque, per i vari generi che fa, ad avere la sua visione di un argomento che permette mille soluzioni. Sono d'accordo, Raul, nella, diciamo, in una propria, chiamiamola così, area di comfort può realizzare un qualcosa di diverso e di ricercato, se ho capito bene. Esatto. Sono d'accordo anch'io su questo. Però mica ho capito tanto io. Allora, in termini pratici, se uno fa fashion,
e gli proponi il tema colore, si può sbizzarrirsi con il tema fashion per utilizzare il colore. Se uno fa ritratti, può sbizzarrirsi con il trucco per creare un trucco particolare con sfumature, colori, eccetera. Per uno che fa nudo, può utilizzare una modella magari con un intimo particolare, ambientata in qualche cosa di colorato, cioè permette di interpretare il colore ognuno con la propria tipologia di fotografia. Sì, però attenzione, attenzione. Difficile, mettiamo che sia il rosso, no? Mettiamo che sia il rosso. Cioè, se uno mi fa un faccione con il rossetto rosso, io non dico che ha centrato il tema. No. No? Perché se dico il colore rosso, il colore rosso deve essere il protagonista, cioè deve avere un elemento di forza, non può essere semplicemente un rossetto rosso, non so se mi spiego, cioè attenzione a non, poi a non banalizzare, capito? Ma un mazzo di rose rosse sì, però va fatto in un certo modo, cioè il colore deve essere il protagonista, capito? Deve essere il punto di forza, ti puoi foto, dire capito? con accessori di quel colore. A me piacerebbe che voi fate proprio questo sforzo, capito? Proprio al di là più dell'aspetto fotografico, che ci sia uno sforzo di ricerca, di idea, capito? E poi di realizzazione. E questo è il punto, capito? E non ve vorrei rendere anche troppo facile il percorso, capito? Giusto. No? No? Cioè, vorrei anche che ci sia proprio... E poi, ripeto, siccome poi ognuno c'ha il suo stile, c'ha la cosa, noi non giudicheremo solo la qualità, no? La cosa, ma proprio lo sforzo che è stato fatto per ricercare l'idea. Quindi questo è questo il fine, è dire mi arriva o no quel messaggio. Esatto, bravo, bravo. Che poi a prescindere può essere pure una foto sfocata, però mi arriva quel messaggio, capito? Non è detto che sia, che deve essere qualcosa di, no? Capito? Questo è un po' il punto che io vorrei, capito? Che ci sia quella ricerca, capito? Dietro, e quindi poi la costruzione di tutta, di tutto il progetto. Ci riusciamo, secondo voi? Ma secondo me sì. Proviamo perlomeno. E dobbiamo riuscire. Non ti sbilanci più di tanto da quello che fai. Puoi farlo nel tuo genere, nella tua chiave personale, secondo me. Io penso che anche una cosa tipo l'autunno sia abbastanza trasversale un po' su tutti i generi. Perché se fai un oggetto, chi fa ritratti magari è un pochino più limitato. Mentre con l'autunno ci puoi fare un sacco di roba. L'autunno può essere visto. Stavo cercando gli altri generi. Fatto un vecchio concorso della Kodak, dove alcuni dei temi sono i segni dell'ombra, la forma e il colore, tutti i colori del bianco, armonie autunnali, dopo le altre escono dal nostro concetto perché sono cose riferite alla piazza, alle strade, cose insomma che escono un po' dal... Sì. Però sono dei carini come titoli. Voglia. Forma e colore non sarebbe male. Perché fai due cose. Ve l'ho scritto in chat. Un attimo. Anche tutti i colori del bianco non è male. Sì, anche tutti i colori del bianco non è male. Tutti i colori del bianco mi piace moltissimo. Come... Sì, per me. Lì è che mi piace. Per tirare fuori qualcosa di originale. E l'ho già fatta io la foto però. L'ho già fatta io tutta la foto con... Luigi, mi fai condividere colori, un attimo? Tutti i colori del bianco, l'ho già fatta. Benissimo. Tutti i colori del bianco, è bellissimo. Ti tocca farla vedere adesso. Anche a me piace tutti i colori del bianco. Per esempio questo è un vecchissimo servizio con Simona, molto vecchio. Quanti ci avrà 10 anni. Però per dire, si può fare un nudo anche con le borse. Vedi? Per dire... Che poi è garbatissimo, tra l'altro. Che per esempio tu fai gli accessori e dici per forza deve essere una cosa estremamente fashion, capito? Una cosa molto vecchia. Però per dire, no? Ci si può giocare con tutto, capito? Sto cercando anche un altro, ho fatto un ritratto e gli ho messo proprio una borsa vicino alla guancia,
capito? Per dire, ma non lo stavo cercando, per dire che non è detto che invece chi fa ritratto non può fare, non si può esprimere, capito? Non è detto, bisogna lavorare un po' di fantasia, capito? E questo che vorrei, capito? Non, che non state lì a fotografare la modella, domani c'ho Giulietta, domani c'ho Francesca, no, che proprio prendete la modella per costruirci insieme. La modella dovrebbe sempre essere un tramite. Esatto. Io in questo momento come prima classificata c'ho sempre il mio caffè. Per secondo metterei quelli tutti i colori del bianco che mi ha colpito, come l'hai detto. Anche a me. E poi dobbiamo fare tutti i colori del bianco? Ma io lo voterei, io lo voterei. Sì. Io voto. Proviamoci. Sì. C'era qualcuno che diceva il freddo, l'autunno. E beh, con l'autunno puoi fare tante robe belle, sì. Più qui l'autunno. Ma io quello dell'autunno lo trovo un po' banale, a dire la verità. A me sinceramente ha colpito tanto i segni dell'ombra. Esatto. Sì, anche quello dell'ombra mi piace molto. I segni dell'ombra sembra anche facile. In realtà puoi puoi fare tante cose giocando. Sì, ma è molto tecnico, siccome è della Kodak, è molto tecnico, no? Io invece vorrei qualcosa che dove c'è di mezzo lo styling, capito? Che vi andate anche a cercare lo stilista, le cercate la truccatrice. Questo è dell'85, questi temi che ho trovato. Vorrei, capito, qualcosa di questo tipo, che vi fate proprio un'esperienza su costruire un progetto integralmente, capito? Questo mi piacerebbe. Poi magari, e poi sono sicuro che siete talmente tanto bravi che quello dell'ombra lo fate in 5 minuti, perché siete tutti molto tecnici, no? Non vi manca la tecnica, quello che vi manca è il resto, no? E quindi lavoriamo un pizzico sul resto, datemi retta. È bello quello dell'ombra, c'hai ragione Raul, però tu sei bravo, lo fai in 5 minuti quello, capito? Quello dell'ombra. Troppo gentile. Come si sceglie a votazione? Come si sceglie? Vabbè, adesso senza staffare le votazioni, facciamo una. Scegliete voi. Facciamo tra il bianco, mi sembra, che dice Andrea, bello il bianco, eh? Molto bello. Sì, anche il bianco è molto bello. Ornella, anche, se vieni da me ti faccio fare tutti i colori del bianco. E anche, diciamo, un po', se vuoi, anche un po' invernale, se vuoi, no? Il bianco, ci puoi, no? Sì. Avevo pure fatto una cosa, sì. Yeah, che c'è, ne so, fa, vogliamo fare il bianco, vogliamo fare l'autunno, ditemi. Chi è che mi fa vedere un esempio di tutti i colori del bianco? Io ho già l'idea di tutti i colori del bianco, non te lo posso suggerire. Non si può, non si può. Qui devono partire le idee. Il bianco è ovunque, perché sennò le immagini che vai a vedere i colori alla fine, attenzione, ti va a portare verso qualche cosa. Comunque il bianco è l'insieme, la somma, il bianco è l'insieme di tutti i colori, se andiamo a vedere, eh? È vero, certo, è un colore base. In realtà il bianco sono tutti i colori riflessi, tutti i colori riflessi. Vabbè, mo vi faccio vedere una banalità, sarebbe assenza di colore in realtà. Wow, ecco, vi faccio vedere, ma banale, questo mi è capitato. Beh, anche io faccio queste banalità di solito. Ok, Paolo, se questo è banale andiamo a casa. No, banale come idea, adesso non la realizzazione. Sì. Molto banale come idea. Anche la modella è banale, guarda, soprattutto di Praga questa modella. Comunque mi tocca andare a Praga, no? Visto che ho capito che il mio caffè non ha speranza, io lo puoi macchiare con il caffè di nero bianco, Nicola, come, scusa, lo puoi macchiare con il latte bianco. Avevo un'idea sul caffè, ma tu falla comunque, dai, e la faccio sì per conto mio a sto punto. Un caffè con panna, il bianco ce l'hai? No, era più complicata. Che dici, Bruno, il bianco ti piace? Sì, preferisco sempre l'autunno. Io trovo, ci sono le foglie, i rami, a voglia. Ti puoi costruire un piccolo set con tutta sta roba, degli outfit in tema. Mia moglie, e poi è, sul bianco forse è un po' complicato trovare anche le modelle che abbiano degli outfit. Oggi sono tutte sul nero, quindi il bianco può essere quello, un piccolo handicap.
quello è vero. L'altro però... bianco, faccio vedere sì, al volo. Camicia è bianca, che quella la trovi ovunque. Ma sì. Anche un lenzuolo. Questi sono molto banali come idee, cioè, mancherebbe, non era... Però per dire, si può giocare anche su cose banali, insomma. Diciamo che il bianco diventa la parte predominante della foto, quindi la puoi interpretare anche con degli accessori. Dico bene? Ma io, tanto per fare una provocazione, comincio a cercare una ragazza di colore che bianca non è. E la vesti di bianco. Prendi una ragazza di colore, la sovraesposti e la bruci, così diventa bianca. Madonna, poverina. Poverina. No, guarda che siamo registrati. Tu deve fare. Sai che l'80%, 90% o 100% di chi ci ascolta non sa che vuol dire bruciarla. Pensano che... Esagerare sulle alte luci. Certo. Esagerare sulle alte luci, come tappare sulle basse. Ma penso che qui lo sappiamo tutti, però voglio dire, chi ci ascolta potrebbe... Infatti non è che dai fuoco alle persone. Cioè. Appunto, specifichiamolo, non si sa mai. Ah. È come quando bruciare i grassi, non dare fuoco alle persone in sovrappeso. Esatto. Allora, che dici, che faffiamo? Bianco. Ti piace il sud dell'autunno? Chi è a favore del bianco alzi la mano. Bianco. 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 Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Nicola, 6, 7, Nicola 8, c'è 8, la mano 9, sollevata, 10, guarda. 10, 11, 12, tutti col bianco. 13. Siamo in 13. Su quanti siamo in chat adesso? Su 28. Dunque ci sono 13 meno 28 fa 15. Riccardo non può, 15, beh, Riccardo non è, però tutti devono partecipare. Riccardo lo fa con me. È mi mua. Vedi. Cornella, preparati un'altra ondata di freddo. Quindi tutti i colori del bianco? Ma io ho la modella siberiana, figurati. Beh, diciamo meno tre, dai, perché Fabrizio, Antonio e Roberto... Alle Bahamas, no? Quindi la maggioranza... Una bella spiaggia bianca alle Bahamas. No, una bella spiaggia bianca alle Bahamas mi fa schifo. Beh, potremmo fare tutti una passeggiata a Miami, spiaggia bianca. Beh, no, le bianche scogliere di Dover. Ah. Sì, no, ma tu hai... Anche io per bianco. Budget. Elevato. Va bene, il bianco, dai. Mi pare Fabrizio, che c'è una bella... Si va il video, Fabrizio. Ecco, c'è una bella prova. Quando stabilito il tema, descriviamolo in chat, così almeno abbiamo tutti i parametri per poter andare in tema. Anche tempi di scadenza, di presentazione dei lavori. Tutto. Quante foto, in che modo, verticali, orizzontali... No, ma secondo nessun me parametro. Anche la presentazione deve essere parametro. Vostra, vostra scelta. Si era già detto al 10. No, si è parlato del numero che devono essere 4. Esatto. Poi la presentazione, che sia orizzontale o verticale, deve essere una vostra scelta, anche perché anche quello viene valutato. Ma intendo dire tutte orizzontali o tutte verticali? No. Anche quello necessariamente. Non necessariamente, un redazionale può essere fatto anche da una foto orizzontale che prende due pagine e poi con altre foto verticali. No, non è vero, c'è assoluta libertà. È importante che ci sia omogeneità. Non può essere una foto di un tipo o un mood di un altro. Cioè deve essere omogeneità. Possono essere anche pure una a colori e una in bianco e nero, però devono essere omogenei. Una storia alla fine. Deve essere una storia. Okay. Ci creiamo un preset e usiamo quello per tutto. No. No, però tutti
tutti. Mi piacerebbe anche adesso, magari anche quelli che stasera non hanno potuto partecipare, insomma, adesso io non so, del giro nostro, magari non so se siete d'accordo, se Bruno, Andrea siete d'accordo, io lo metterei proprio. Certo, lo facciamo dire, lo facciamo sapere a tutti come comunicazione, certo. Esatto, come comunicazione, e chiunque poi ci voglia partecipare. Ma non per la scelta, perché gli assenti hanno sempre torto. No, no, la scelta è fatta, basta. No, 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 non per la scelta, ormai la scelta è stata fatta, non ci manca. Cioè, per partecipare al progetto, Nicola? Per partecipare al progetto. Sì, certo. Sì, sì. Se non altro per attirare altra gente sul canale YouTube, perché poi per giusto vedere i loro lavori, diciamo, esaminati, devono per forza venire in chat da noi, insomma. Ah, devono per forza venire in chat, sì. Così, è, insomma, è la condizione, eh? Sì, vengono in chat, poi si possono vedere i vari tutorial, eccetera, le varie registrazioni che abbiamo fatto noi delle puntate precedenti, e si iscrivono al canale, insomma, tiriamo su un po' il gruppo. Giusto. Ok, allora, veniamo a noi. No, detto, allora, che abbiamo scelto, come l'abbiamo chiamato, Andrea? Tutti i colori del bianco. Tutti i colori del bianco. Scrivi, Bruno. Allora, perché poi, per esempio, mi viene in mente che esattamente ci stanno anche varie gradazioni di bianco. Assolutamente, no? Sì, perché si bianco potrebbe freddo, giocare bianco caldo, cioè, esatto, in realtà, no? Cioè, anche quando vai a comprare i sfondi, c'è il bianco artico, no? Esatto. C'è il bianco miele, c'è il bianco avorio. Bianco panna, c'è tanti. Esatto, no? Quindi si può giocare anche con queste sfumature, no? Bianco caffè. Una volta mi fecero fare anche pure di mettere dentro tutte caffè. Le variazioni del blu. Non l'ho detto. Bianco caffè. Stavolta non l'ho detto io. Allora, per venire un po' a quello, allora, al tema di questa sera, poi mi sembra che era anche uno dei temi che era in elenco tra le proposte che aveva raccolto Bruno. Allora, come programmare e organizzare un progetto? No. Ok, come si fa? No, quasi quasi chiamo Giulia, facciamo la domenica e facciamo sto bianco. Potrebbe anche essere un'idea, no? Una cosa cotta e mangiata, la faccio venire alle 10 a mezzogiorno, ho finito, no? Ok, potrebbe anche essere una cosa così, oppure potrebbe essere una cosa che ti impegna da qui ai primi di dicembre. Vedo, dipende da quello che voi volete fare, no? Prima è costruirvi un'idea, come lo voglio realizzare sto bianco, no? E quindi pensare, no? Voglio fare dei ritratti, voglio fare ambientarlo in una bianco, potrebbe essere anche bianco, che ne so, in un'ambientazione bianca, delle case bianche. Per esempio, no, possono essere. Il nostro amico Dio Stuni, praticamente con le case bianche, c'ha tutto. No, per dire. Non è Marco Dio Stuni? Sì, Marco Landino. Sì, sì, lui. Io ho casa vicino Stuni. Città bianca. Allora, dico. In genere quando si costruisce o ti danno un lavoro, no? Ti commissionano un lavoro, o comunque uno vuol costruire un'idea, una cosa, si deve, è lui il fotografo, e in genere è un po' il fotografo che purtroppo si deve mettere lì e andarsi a cercare un po' tutto, deve fare anche il produttore esecutivo, no? Deve fare del progetto, e quindi andarsi a scegliere da che, per esempio, la location, no? Prendiamo la location, dove lo vogliamo fare sto progetto, no? Dove vogliamo fare, in esterna o in interno, in studio, in una location all'interno, per esempio, no? Avete idea? Cioè, dipende quello che vuoi. Ci dobbiamo pensare. Volevo dire una cosa. È un mettere su idee. Praticamente noi dovremo. È una cosa da valutare. Per forza di dividersi in gruppi, perché noi toscani, voi romani,
c'è chi sta a Bruni, c'è chi sta... È chiaro che dovremmo fare dei gruppi di 3-4 persone, cioè quelli che potremmo fare, e poter, dobbiamo anche riuscire a trovare una location adatta. Io non so, la location dici, mi dici interno e esterno. A Brunio, probabilmente a Brunio, lassù dove è, a Pampea, no, dove stai? Ah, no, a Brunico, Brunico, giusto, a Brunico, giusto. A Brunico praticamente il bianco tra 10 minuti ce l'ha fuori, nel senso, no? Il bianco come colore di valle, no? Poi dopo c'è tutto il resto da sviluppare. Però sfruttare un po' meno. Allora, il gruppo che facciamo questi gruppi oppure ognuno fa il suo? Cioè, questo volevo anche avere di... Sono un po' lontano, per cui mi sa che... Beh, possiamo andare anche a Santorini, tutto bianco. E c'è pure il caldo. Non è che sta da fare la cartolina bianca. Però noi dobbiamo fare... Cioè, è un progetto che, meno male... Però Nicola, ognuno lo deve fare, scusa Giuseppe, lo deve fare a seconda del suo stile e delle sue corde, capito? Se sei uno che tu, il tuo punto di forza, le tue attitudini sono sulla modella, in primi piani, per esempio, sulla modella studio, faccio un esempio, lo realizzi così. Capito? Lo realizzi così, con dei primi piani, con la modella studio. Capito? Non c'è bisogno di andarsi a cercare cose particolari, no? Cioè uno deve lavorare con la sua attitudine, capito? Quello che è fare è come adattare la sua attitudine per arrivare all'obiettivo che bisogna fare. Io mi ero già preparato comprando uno sgabello bianco, vedi? Nicola, ma non ti hai preparato sul caffè tu, scusa, eh? No, adesso volevo dire, ho comprato lo sgabello bianco, adesso so cosa farmene, capito? Eventualmente. Ma quella del caffè la faccio, vedrai. La faccio. Sarei curioso di vederla, veramente, mi interessa molto. Chi è che ha parlato? Enrico? Io. Sì, sì. Ma intanto devo vedere se sono capace di farlo, perché... Nicola, stiamo andando poco a poco fuori tema per ora. Ok. Sì. Un attimo, sì. Minchia, scusami, guarda, però dove ci sono io si crea sempre il caos. Ma il caos è la culla della creatività, se non è ci vero. Fosse taccio, ma giusto 5 minuti e poi riprendi, però tempo di farsi un caffè. Ma Cencini che sta facendo? Cencini, che stai combinando? Non ti sento, microfono. Microfono, Andrea. Si era bloccato il computer. Ah, ok. Ho dovuto riavviare. Allora. Diciamo, se posso io, al di là del discorso della scelta location interna, esterna, quella secondo me è successiva al tipo di comunicazione che vuoi dare. In base a quello che io voglio trasmettere, decido l'interno o l'esterno, non il contrario dal mio punto di vista. Cioè, tutto deve partire da cosa vuoi trasmettere. Sì, però Francesco, io non manderei a fasciare la testa con senza fallucubrazione mentale, però capito, con delle cose vero che se, no, però è pur vero che se io a Brunico fotografo sulla neve è abbastanza scontato, cioè un minimo di ricerca potevo pure fare, perché ma io non sono tanto d'accordo, perché tu c'hai, sì, proprio perché può essere scontato, ma mi sembra una parola forte, però insomma... Non vuol dire che sia facile.
non vuol dire che sia facile, no, capito? Te devi, no, allora, nel senso... Se trovi tu un modellone, le spoglie devi spogliare nude, sì, okay? E poi le devi vestire bianco, no? No, cioè, nel senso... qualcosa sul bianco, no? Magari sì, gli metti, che ne so, un giubbotto bianco, dei stivaloni bianchi, bellissimi, dei mombut bianchi e dei piumini bianchi e loro nude. Sono stupendo, da L, sì, da copertina da L, quindi sì, non certo, è proprio scontato. Però c'hai, no, scontato, c'è, io c'è alla base una ricerca che non finisce mai, perché te le devi andare a cercare queste cose, devi cercare i modelli, bravo, io quello, come farle, che luce fare, cacchio, quello volevo intendere, cioè quello volevo intendere, se devo prendere la neve a Brunico, che è scontata come aspettativa, come paesaggio, però poi dietro ci devo fare tutto un lavoro per cui quella neve che io mi aspetto di trovarla non la do così per scontato, ma la devo andare a supervalorizzare. Sta lì la ricerca. Cioè, quello, ecco, il ragionamento che fai tu, capito, il piumino bianco, il monboot, la scarpa, la cosa particolare non è solamente la neve perché c'ho il bianco e quindi la neve è bianca, appunto, quello intendo per scontato. Cioè, dietro ci devo costruire. Allora, intanto un mio consiglio, io vi dico anche come ragiono io, e non mi vergogno di dirlo, io prendo molto spunto da quello che vedo in giro, no? Mi faccio delle ricerche in mani sul web per trovare delle idee, delle cose, per prendere degli spunti. Poi non è detto che uno debba copiare, no? Ma prendere degli spunti per poi, come dire, farlo suo, no? Il piatto. Certo. E cucina, no? Però prendere degli spunti, valorizzare, vai una sera a mangiare in un ristorante, quello ti porta al piatto e dici, guarda che idea, questo ha messo i funghi insieme alle fragole, faccio un esempio, no? No? E tu dici, e poi, però poi lo fai tu, no? Quindi, intanto, il consiglio è di farvi una ricerca in mano sul web, comprare le riviste, andare a guardare idee di questo tipo, anche passate, no? Così, che cosa ci si può inventare sul bianco, no? E farci delle idee. Però io anche, il consiglio mio è che non, come dire, estraniarvi dal vostro, dalla vostra attitudine, no? Da quello che fate abitualmente. Cioè, questo non vi deve portare su altri terreni. Ok? Dovete fare quello che siete abituati a fare. Cioè, Bruno che fa certe foto a studio, così, io mi aspetto che tiri fuori un progetto su quel suo. Chi fa Nicola, che spesso fa dei bellissimi primi piani, io mi aspetto che deve vedere un certo tipo di primi piani dove c'è sta il bianco, dove comunque il bianco è un elemento di potenza dentro la foto. Questo è il punto, cioè non andare a andarvi a estraniare, ripeto, a inventarvi cose che non fate abitualmente, no? Perché poi diventa il doppio difficile, no? Perché non siete sul vostro terreno, invece dovete lavorare sul vostro terreno di comfort, però spinti dal cercare di andare, si sta dentro un tema, capito? E non andare oltre. Questo è il punto. Quindi uno decide studio, ok, no? Mettiamo che uno decida studio, ok, facciamo un'ipotesi, no? Allora dice, intanto deve pensare, che luci, scusa, no? Paolo, scusami, Luigi che usciva su YouTube, quindi vabbè, a questo punto adesso ci penso ormai. Ok, scusa Paolo. No, intanto volevo salutare l'altro Nicola, che mi fa molto piacere che sia presente con noi. Ok, non so se mi sente, se c'è, mi fa molto piacere. Sono. Ciao Paolo. Ciao, mi fa molto, molto, molto piacere che ci sei. Bianco, Molto piacere che ci sei. Non posso chiamare Luigi perché se sono già chiamata. Allora, volevo dire, intanto, per dare un senso, no, a questa, anche agli aspetti tecnici, diciamo, prendiamo spunto per parlare di come in generale si organizza un progetto, si organizza un lavoro, si organizza un lavoro commissionato, no? E questo è il punto. C'è una ricerca dietro, inevitabile. Allora, tanto l'idea, ok, no? Mettiamo che uno decida di farlo a studio, no? Ok, quindi intanto se ce l'ha uno lo studio bene, se no uno studio se lo deve andare a cercare, capire come, se è uno studio con sfondo bianco,
no? Anche capire questo, i rimbalzi di luce che preferisce, no? Se preferisce uno studio black o uno studio white, no? Questo va un po'. Idea ce l'avrei. No? Va valutato. Questo sempre. La location, uno può pensare anche di farlo in una location, un bel albergo che ha, per esempio, dei saloni bianchi, no? Molto moderni, potrebbero essere. Quindi quando si cerca una location all'aperto, uno studio, così ci si deve andare. Ok, si prende il motorino, la macchinina, la bicicletta e si va sul posto. Okay. Quando io devo fare una cosa dei costumi, ok, mi dicono un posto, una cosa, io prendo la mia bella macchinina e mi vado a vedere lì, mi guardo la luce, mi guardo il posto, cerco di capire quali sono i punti migliori dove scattare, perché poi quando sono lì devo ottimizzare i tempi, perché devo già sapere quello che si fa, non posso arrivare sul posto e vederlo per la prima volta. Ok, quindi la location non è una cosa. Mi hanno detto che sono belle le cascate del Monte Gelato. No, vado un giorno, un pomeriggio con un amico e andiamo a vedere se le cascate del Monte Gelato, le vado a vedere come sono fatte, dove è il punto buono, dove batte la luce, qual è l'orario migliore, no? Sono i tre, guarda che brutta luce, no? Ok, capire anche qual è la migliore luce da sfruttare. Quindi questo è un esercizio che va fatto, no? Sempre, sempre. Quindi se volete fare una cosa buona, ci si deve andare a vedere il posto, a meno che non ti dicano che vogliono fare un servizio ai Caraibi, e allora non è che posso andare un attimo ai Caraibi a vedere come sono fatto, me ci porteranno e poi farò i sopralluoghi. Okay? Però un sopralluogo si deve fare sempre, anche quando mi capita di vedere la location o anche il posto per la prima volta, mentre si arriva lì io cerco di arrivare un po' prima, la prima cosa che faccio, mi faccio un bel giro, proprio un bel giro per capire dove posso fare, dove sono i punti, parlo con le persone lì, ma se mi appoggio qui do fastidio, no? Cerco di capire quello che si può fare. Okay? Cercatevi sempre nel possibile qualcosa che voi dove possiate gestire la luce, no? Dove il sole non vi dia fastidio, okay? Dove magari ci sono delle ombre aperte, ci possa stare una tettoia, qualcosa, no? Usare delle ombre che vengono naturali, perché magari c'è un porticato, sta un albero, ci stanno situazioni di questo tipo, sono sempre elementi che facilitano lo scatto, perché la luce, dettaglio, da dietro, così, sono sempre elementi che bisogna saper gestire con una certa maestria, capito? Invece magari quella che si chiama l'ombra aperta, ok, è sempre uno dei migliori escamotaggi. Okay? Studio, andiamocelo a vedere, sto studio, come è fatto, che potenzialità c'ha, che rimbalzi di luce c'ha, se dobbiamo fare una cosa molto white, no? Molto fredda, magari è bello, posso pensare di trovare uno studio molto bianco, no? Che ci abbia i rimbalzi, non so, però potrebbe essere pure che fate tutto nero con un velo bianco, le idee sono, però certo, se io ho un'idea devo andare a capire come farlo, poi devo pensare all'attrezzatura, come voglio scattare, luce continua? No? Voglio scattare con flash? No? Come voglio scattare? Capito? Cioè, e tanto mi faccio il mio bel quadernino da punti e mi scrivo tutto quello che voglio fare. Ok? Lasciate perdere quelli come me e Andrea che vanno lì con una borsetta. Ok? Però perché ci sono anni e anni e anni di esperienza, dove pure noi all'inizio ci siamo presi gli appunti. Poi a forza di prendere appunti le cose un po' le capisci a memoria. Però invece per chi insomma non ha tutta questa esperienza è bene invece cominciarlo a fare, allora capire come voglio scattare col flash, capito? No? Che attrezzatura ho bisogno, no? Che ho bisogno? Mi stringo, allungo, che mi porto, capito? Cominciare a pensare a quello che serve. Poi mi servirà un aiuto? Io penso proprio di sì, no? Mi può servire un aiuto, perché io devo star concentrato. Ricordatevi una cosa, che più cose il fotografo ha da pensare, meno si concentra su quello che deve fare. In realtà il fotografo deve mettere a fuoco e scattare, no? Il fotografo deve mettere a fuoco, comporre e fare click. Se tre cose deve fare, no? Questo deve fare. E invece stai a pensare alla manina messa male,
alla maglietta storta, al piede, alla ciglia che gli si è staccata del trucco, no? Devi pensare a mille cose. Allora, se ci avete qualcuno che vi aiuta anche a vedere le cose insieme a voi, i famosi quattro occhi vedono meglio di due, è bene, no? Allora anche capire chi mi porto con me, okay? Quali sono le persone giuste che mi posso portare con me. Questo lo dico in generale, non lo dico per solo per questo progetto qua, no? Mi sembra che sta cosa me l'aveva chiesta Bruno, non so se non mi sbaglio, come si crea un progetto, un team, così, no? Uno ha tanti, io per esempio ho diversi assistenti e ogni assistente ha una sua caratteristica, no? E quando andiamo fuori o faccio delle cose un po' più complicate, so chi mi devo portare perché so che mi guarda che mi guarda quello che un altro non mi guarda, capito? C'ho Silvia che per esempio in qualsiasi cosa gli chiedo mi fa le capriole, qualsiasi, però se mi deve guardare qualcosa lei non prende l'iniziativa, invece che ne so, Roberto è uno che me lo dice, guarda che lì, capito? Sto taglio dentro, sto taglio di luce che non è buono, capito? Capito? Questo è il punto, no? Quindi cercare anche qualcuno vicino, magari se, io dicevo, lavorare in gruppo, perché se tra di voi un giorno uno fa l'assistente a uno e in un'altra data uno fa l'assistente all'altro, siccome tra fotografi è bene avere qualcuno che c'ha un po' di dimestichezza di fotografia, che non vi aiuta solo a montare il faro, no? Okay, questo è il punto, no? Che magari insieme a voi vi possa dare una mano, no? E parlare lo stesso linguaggio. Questo è il punto. E questo è, e piano piano si crea un team. Poi il trucco, no? Ok, il trucco non può prescindere dalla modella. Che modella scelgo? Qualsiasi che è disponibile, secondo voi? No? Qualsiasi, vediamo che è disponibile domenica, sono libero, lo voglio fare domenica, vediamo che è disponibile domenica. Secondo voi? No, secondo me no. No. Deve arrivare. Potendo scegliere. Dimmi Giuseppe. Secondo me bisogna prima arrivare a capire quello che si vuole fare, poi scegliere. Certo, ma adesso io sto facendo un discorso generale, no? Mettiamo che l'idea ce l'abbiate in testa, partiamo da sto principio, perché se non c'è l'idea, no? Però adesso, una volta che c'è l'idea, come la realizzo, no? Come si crea il progetto, come lo programmo, no? Come lo concretizzo, no? Cioè ci vuole una programmazione, no? Anche perché poi tutta questa gente non è libera, potrebbe non essere libera lo stesso giorno, no? Tu decidi il giorno e quello il truccatore c'è, ma non c'è la stylist, non, la modella no, c'ha l'esame, eccetera, no? Quindi ma bisogna mettersi lì con pazienza a crearlo, capito? Cioè uscire dal concetto domenica mi vado a fare una scattata del paio d'ore. Ecco. Cioè, quello è divertimento, per carità, però questo invece prevede un progetto serio, prevede una programmazione, un'organizzazione. Quindi la scelta della modella è anche fondamentale rispetto all'idea. Se no non si farebbero i casting, no? Che se fanno a fare i casting? Vediamo che è libero, prendiamo una modellona d'agenzia, va bene tutto, no? Si fanno i casting perché si scelga l'immagine e l'idea della modella più adatta all'idea, no? Mettiamo che uno vuol fare una cosa estremamente invernale, no? Adesso dico delle banalità, ma solo per farvi per capire il concetto. Magari ho più necessità di una modella che abbia una fisionomia nordica, no? Oppure posso magari giocare con contrasto, prendo una modella di colore e la vesto da nordica, no? Cioè, per carità, va bene tutto, però importante è che uno ci abbia un'idea di quello che vuol fare, no? Una biondona con gli occhi azzurri, molto nordica, molto bianca di carnagione, la sua neve, magari no, ci potrebbe stare bene. Adesso dico un esempio. Quindi mi faccio un'idea di quale tipologia di modella mi serve. La cerco, la valuto, no? Ci parlo, gli spiego il progetto. Okay, no? E poi dico, come la voglio truccare, no? Qual è l'idea? Come la voglio vestire? Come la voglio truccare? Qual è il mood che voglio uscire fuori, no? E da lì mi devo cercare anche qualcuno che mi aiuti al trucco e qualcuno che mi aiuti a vestirla. Ok?
questo è il punto, no? Posso andare a vedere se c'è un negozio che mi presta qualcosa, se c'è un magazzino che ha certe cose, no? Questo, se qualcuno mi può prestare un abito, insomma, sì, c'è un lavoro da fare dietro, inevitabilmente, no? Cioè, nei lavori seri, più seri, ma non è detto che questo non possa essere un lavoro serio, anche mancherebbe altro. Ci stanno delle persone che sono preposte a questo, no? Si chiama uno stylist o una stylist, che tu gli spieghi che cosa vuoi fare, che cosa vuoi raggiungere, e lui ti aiuta con determinate idee, te le manda, le fotografa, ti fa vedere, vedete insieme delle fotografie, no? Avere delle fotografie sotto mano che sono un po' un punto di riferimento, o dei disegni, o delle fotografie, aiutano molto, perché la descrizione... Che è successo? No, la descrizione a voce, a volte, magari non riesce a rendere l'idea, mentre utilizzare una foto, no? Io a volte al modello gli mando una foto e dice: guarda, il mood che voglio io è questo. Perché la foto parla più della comunicazione, no? Però vi vedo tutti un po' scettici. Paolo, io l'ho sempre fatto. Sto ascoltando, io sono spettatore in questi casi. Io nel mio piccolo ho diverse ragazze, quando devo fare qualcosa mi scelgo quella che secondo me è quella idonea, insomma, per il lavoro che vogliamo fare, che voglio fare. Cioè, nella fotografia, che ha un piedino nella fotografia, no? Nella fotografia seria, un piedino. Questo che vi sto dicendo io è l'ABC. Cioè, non esiste fare uno scatto che non abbia dietro un minimo di che possa essere fatto in settimana rispetto a una cosa di domenica, o può essere fatto anche mesi prima. Capito? Io sto lavorando a un progetto dei primi di novembre, non ci stiamo a lavorare da settembre che ci stiamo a lavorare. Capito? E poi cioè, il lavoro ce l'ho i primi di novembre. Capito? È così. È inevitabile. No? E questo è il concetto di fotografia, nasce da questo. Perché sennò diventa, si è fotoreporter. No? Domenica c'è l'evento, vado là e colgo quello che ci starà. No? È un concetto diverso, è un concetto più da fotoreporter. Invece noi che siamo un altro tipo di fotografi, lo dobbiamo un po' preparare, cioè lavorarci l'idea per arrivare il giorno in cui si farà click che ci avete già tutto preparato, no? Non siete d'accordo? Perfettamente d'accordo, Paolo. È così che dovrebbe andare, sì. Guarda Paolo, io nel frattempo che stavate parlando ho preso spunti da quello che avete detto, 4-5 fotografi. Ho avuto questa specie di illuminazione su quello che voglio fare, penso che sia difficile dal punto di vista dell'illuminazione, solo quello, e l'ho proposto a Ornella in chat veloce, e con lunedì comincio a presentare ad Ornella che tipo di posa deve fare, poi contatterò chi deve fare il trucco. Vedere se ho abbastanza luci, perché è tutto a base di bianco, e se non giriamo un pelo di ombra le luci, cioè il bianco diventa una foto completamente bianca. Ho preso spunto da quello che avete detto voi, dopodiché uno mi parla della neve, un altro la nebbia, quell'altro la modella, così con eccola via, e con Ornella, che non perché è qui presente, perché con lei ci devo già fare un altro lavoro, perché nel mio progetto mi serve una ragazza che sorrida in maniera naturale, e Ornella lo fa. Va bene. Allora, questo è uno spot, Raul. Poi, se voi riuscite a contorniarvi di gente comunque che sa il suo mestiere, no? Cioè, avete per esempio un Riccardo che collabora con voi sfruttatelo anche in termini di idee. Cioè, tu gli dici: caro Riccardo, io ho quest'idea, ma tu che ne pensi? Che trucco ci starebbe bene? No? Cioè, non,
sfruttate l'esperienza che ci avete vicino, no? Voi gli proponete l'idea e lui vi suggerisce anche, no? E su questo costruite insieme, no? Secondo me su quest'idea ci vorrebbe una con viso, con una carnagione così, eccetera, eccetera. Allora lui ti dice così, allora cominciamo a vagliare le modelle, le cercate, se potete le vedete, andateci a prendere il caffè per capire anche esattamente come sono, perché la foto non, spesso non è esaustiva di com'è il suo soggetto, no? Quindi vedete quante cose ci sono da fare. Pensa quanto è bello il giorno in cui fate quel click, che è la somma finale di tutti questi sforzi che voi avete fatto, e quando tirate fuori sta fotografia suda di energia e di cose che voi avete pensato, che questa foto che farete il 15 novembre io l'ho pensata 3 mesi prima, e c'è tutto un mondo che avete creato, no? Pensa che è bello, è come girare un film, no? E questa è sceneggiatura, no? Esatto, no? Quindi se avete la fortuna di poter collaborare con gente di valore, fatevi anche consigliare insieme, parlate con una star, dice guarda io ho questa idea, che mi suggerisci, allora tu potresti, dice ma guarda io invece ho un vestito del 600 che conservo, no? Perché ci stanno anche queste stylisti che hanno i vestiti di tempo, faccio un esempio banale, no? Capito? Però ecco, lasciate un attimo la macchina dentro il cassetto, no? Non significa non fare i fotografi, no? Non significa, lasciatela un attimo nel cassetto e preoccupatevi di costruirlo la questo foto insieme. Qua. È qua la foto. Questo è il punto, capito? Perché divertimento va bene, però poi invece c'è da lavorarci. Vi stupiremo con effetti speciali. Mi stupirete? Ok. Sì. Andrea, c'è qualche suggerimento, qualche cosa da integrare? Non mi fa parlare solo a me. Andrea è andato via, No, no, è qua, è qua. Ah, no, l'altro Andrea è andato via. È andato via Andrea, l'altro. Quando facevo con la manina così, ti ho detto che... si è offeso. Anch'io stavo salutando. Era Andrea che andava via. No, mi piace quello che hai detto. Ma sia tutto assolutamente, perfettamente completo. È così, l'idea parte così da quello che è il concept, che può essere qualunque cosa, come dicevi tu, un'immagine, ma anche un disegno, un pezzo di tessuto, un'increspatura, una cosa che hai visto, cioè una serie di elementi che possono esprimere quello che hai nella testa, perché se lo esprimi, come dicevi appunto, a voce, tu in testa hai benissimo l'idea, ma l'altro non è detto che l'abbia capita. Quindi se hai dei punti di riferimento comuni che tutti possono vedere, che serve come brogliaccio per tutti quanti, per la stylist, per il truccatore, per la modella, per chi lavora con te, quello è la base su cui si fa tutto quanto. E appunto le capacità di ciascuno aumentano e arricchiscono il progetto. La stylist dà quell'idea geniale, come può essere il truccatore che ti dice ma perché non facciamo quell'effetto bagnato, via discorrendo, che poteva dare quel quid in più che tu magari non ci hai pensato, però non è che il fotografo è un truccatore, è una stylist, non è un fotologo. Un grande risultato è solo grazie a un buon team che collabora assieme e che cerca di portare avanti un progetto. Quindi è assolutamente la base di tutto ed è il modo migliore, cioè nel senso io credo mostruosamente nel team, per me quando c'è un bel gruppo con cui si può lavorare, che si è affiatati, che si vuole cercare di arrivare a un obiettivo, è il momento più bello in assoluto, perché lì ti diverti veramente. Chiaro che noi facciamo gli sboroni dicendo il fotografo è sempre la parte, chiaro, tu sei il regista, hai un'importanza decisiva su tutto quello che viene fuori, però è solo grazie a un lavoro di squadra che puoi ottenere veramente quello che vuoi. E noi però non abbiamo, non sa gestire, se non ha accanto a sé attori, persone, chi gestisce tutte quelle che sono le migliaia di sfaccettature, non si otterrà mai un buon risultato. Sì, noi però siamo di un altro livello, Andrea, non abbiamo il team, non abbiamo lo stylist, non abbiamo... Ma no, ma cosa c'entra? Può essere anche un ragazzo che sta appena iniziando, che vuole iniziare... Cioè, il concetto è un'idea, non è che devi dire... Non è che solo chi è
non solo il truccatore di Mac professionista è quello che ha le idee o che vede le cose, anche la ragazzina che sta provando, che ha fatto 2-3 tutorial su YouTube, può avere l'idea che ti serve. Certo. Io infatti sto pensando di raccogliere un po' delle ragazze più di fiducia, la di squadra, formare un team. Per esempio tua moglie ti potrebbe fare da stylist. Sì, ma io la mia prima truccatrice è stata la mia fidanzata. Io non, ai tempi quando ho iniziato, adesso sono passati tanti anni, però avevo bisogno di aiuto, lei ci sapeva fare perché comunque le piaceva e ho iniziato così. E mi ha dato una grande mano, un grande aiuto, è stato il mio primo braccio destro su cui potevo contare. Comunque quella che viene fuori, a prescindere dall'importanza del team, è l'idea del team. Quella è, secondo me, è giusto cominciare a pensare a un lavoro in team. No, no, non lo so, io, per me è così tanto importante che io faccio proprio fatica a scappare da solo. Sì, spesso e volentieri si tende a far finta di essere, che il fotografo deve essere un solitario, anzi di solito la maggior parte dei fotografi sono dei solitari anche un po' stronzi, perché hanno sempre paura che qualcuno gli voglia rubare qualche cosa, no? Hanno sempre la sindrome del fottuto, motivo per cui io faccio molta fatica a essere amico dei fotografi, non per causa mia, ma perché proprio sono refrattario tremendamente, perché hanno sempre questa sindrome del fottuto che mi infastidisce particolarmente, mentre invece io sarei sempre pronto a dire dai, facciamo qualcosa, organizziamo, pensiamo. E secondo me si perde moltissimo. Vero. Io quando li guardo mi fanno dispiacere, perché li vedi che sono incarogniti nella loro solitudine senza motivo. Non ho niente da fare. Il lavoro è la mia passione. Se non facessi questo lavoro, comunque sarebbe la mia passione lo stesso, la fotografia, quindi per me è divertimento e alla base c'è sempre quello. Io quando faccio un servizio fotografico, anche se è per un'azienda importante, vi discorrendo, all'interno della mia giornata io mi diverto, tutti si devono divertire, perché è chiaro che si deve stare attenti, seri su quello che sta facendo, non è che sei lì a fare stronzate, ma alla base c'è il concetto di avere un gruppo sereno che vuole lavorare per cercare di ottenere qualcosa di bello, e allora lì si lavora bene e pesa molto meno, è la mia idea. Sì, praticamente c'è chi dice che se il tuo lavoro non ti piace, è una passione, non lavorerai neanche un giorno. Meno. In effetti io, per me, che sia sabato o domenica o lunedì, è assolutamente uguale. Già qualcosa. Io volontari, Andrea, se ne trovano tanti. Il problema è trovare quelli che in quel momento siano asessuati. Asessuati? È chiaro che tutti, allora, se tu mi dici, no, quanta gente ti dice vengo io che ti tengo sulle luci, no? Tutti mi dicono vengo io che ti tengo. Qui non è che. Perché c'è la gnocca sul è chiaro. Lo dicono a me, no, figuriamoci chiaro, a voi, a te, a Andrea, che fai. Gli dico, fai noi. Però puoi anche capire la gente. Io mio figlio, utilizzo mio figlio, ma la sua fidanzata lo dissuade. Lo benda. Io quando ho iniziato, avevo i miei stagisti che vengono a fare. Di solito ho sempre scelto ragazze, perché così toglievi via già un bel problema. Sì. Però ecco, alcune delle persone su cui conto di più sono i miei ex stagisti, che adesso lavorano con me, che sono dei ragazzi, hanno le chiavi dello studio, possono andare a fare quando vogliono, io non, massimo della fiducia, capito? Per cui no, non è detto. Chiaro, un deficiente lo si tana abbastanza in fretta, nel senso, al primo servizio esce fuori, capito? Io per esempio lunedì è un... Come fotografo che viene per vedere la figa e non per imparare qualcosa, cioè lo capisci la prima volta che lo vedi scattare, dici, quello è un deficiente, appunto, basta. Sei venuto per vedere la figa, l'hai vista, bravo, adesso puoi andare a casa, rimarrai con la stessa capacità che avevi prima, cioè zero, e basta. Io per esempio lunedì ho uno shooting dove viene una ragazza che mi arriva da Rovigo, quindi da 100 e rotti chilometri, e ho chiamato due delle mie ragazze affezionate, diciamo, quelle più, e una è brava a truccare, l'altra è brava a insegnare le pose, e quindi nel mio piccolo le utilizzo tutte e due per farmi dare. È già un fan club. Occhio, adesso sono massimo in 6, sono le ragazze che, sì, esatto, adesso è massimo in 6, che già scattano con noi, no? Beh, bello, perfetto, vedi, così, è bellissimo. Sì.
non costano niente, chiaramente, anche perché non prendo soldi, quindi. Ma la cosa si può anche fare anche, diciamo, tra amici, cioè tra due fotografi, ripeto, amici, così uno aiuta l'altro, viceversa. Ma io non ho fotografi volta... amici, è quella. Uno io poi aiuta. Giorno Studio è abbastanza bravo, quindi anche passione di insegnarmi, per cui la pazienza e la passione per me è un tutor ideale. Perfetto. Io a passione non temo nessuno. Marina, tu che ne pensi di tutto quello che ci siamo detti? Allora, avete detto delle cose molto interessanti. Non so quanto possa essere all'altezza io per fare tutto ciò. È veramente complicato, però ci posso provare. Ma invece sono convinto che tu farai un ottimo lavoro. Marina è l'unica... Sei entrata già nella parte giusta, secondo me, nel ruolo giusto. Capito? Hai preso consapevolezza di te, capito? Io vado sempre coi piedi di piombo. Beh, vabbè, però tutte le volte che ci hai portato i tuoi lavori, che ne hai parlato, non li hai mai presentati come dei singoli lavori, ma hai sempre presentato come un'idea, un concetto, esatto. Un punto di partenza da cui volevo arrivare. Io volevo esprimere questo, mi interessava vedere questo, mi piaceva questa persona perché aveva questa particolarità di cui io volevo esprimerle il suo concetto. Poi dici, hai ottenuto il risultato che volevi? Se mi chiedi a me se io ancora adesso riesco a raggiungere il risultato che voglio, pochissime volte, nel senso, di solito non sono mai contento. Quando vedo dico, bella però, porco Giuda, e la gente, come mai è bellissimo? Non lo so, non è proprio come volevo, quindi nel senso, è normale ed è così. No, questo è vero Andrea. Sì, mentre stavate parlando... Sì, quando voi stavate parlando io mi prendevo degli appunti, appunto perché ogni ragazza, secondo me... mi può dare cose diverse, non tutte sono all'altezza perché è un progetto un po' particolare e perché già con ognuno di loro c'è un certo feeling, però non lo so, è molto complicato, è molto complicato. Ma se si forma un gruppo o una collaborazione dobbiamo dichiararla? No. Devi pagare. Perché stava a scuola, Nicola. Devi anche pagare. No. Però noi, guarda, io e Andrea, quando ci fate vedere le foto, distinguiamo sempre tra quello che dice io volevo fare questo, volevo raggiungere questo, e quello che dice lei è una ragazza tanto gentile, tanto carina, mi sono messo lì, l'ho fotografata, capito? È quello lei. Che dice, il fotografo che dice io e il fotografo che dice lei, capito? I fotografi devono dire io. Capito? Perché sono loro i protagonisti, no? Lei è uno strumento del vostro lavoro, capito? Che deve, importantissimo, no? Perché senza modella non si fa la foto, no? Io dico una modella conta l'80%, io dico, non so, esagerato, ma io dico così, ammesso che il fotografo sia uno che conosce il suo mestiere, partendo da questo. Poi se non c'hai una modella che fa la modella, che si muove, che sta lì, che ti fa, che fa quello che tu gli hai detto di fare, non si tira fuori il prodotto, no? E questo è il punto. Quindi no, è fondamentale. Però è uno strumento, capito? È uno strumento, capito? È come per un pilota una buona macchina, capito? Però è uno strumento, capito? Stiamo facendo lei, capito? E lei ci serve per arrivare all'obiettivo. Questo è il punto. Io vi vedo un po' intimoriti, mi sembra, no? Ma io per niente, questo. Sto macinando idee. Allora magari state tutti macinando. Anzi, quasi quasi devo cominciare a scrivere. Perché siete seri. Avendo... Aldo è già partito proprio alla grande, già l'altra volta mi ha detto io ho delle idee, voglio fare, no? Così uno scatto l'ho già elaborato mentalmente. Aldo sta già, se sceglievamo l'autunno l'aveva già fatta la foto. Con l'autunno pure io veramente. Era già partito così. Anch'io con l'autunno. Avete avuto il bianco? No, il bianco. La sfida del bianco, perché il bianco è anche difficile come dici. Allora, per esempio, secondo me Tony non ci avrà problemi perché lui già è uno che quando scatta, scatta con l'idea, c'ha sempre l'idea in testa. Quindi, secondo me... Come hanno?
se lo porta a casa. Adesso capire, adesso studiarla, l'idea è trovarla, l'originalità e tutto questo, no? Però da domani taccuino, penna e cominciamo a buttare giù le idee e andarle a cercare, a costruire, no? Fissatevi una data, fra un mese, che ne so, se dovete presentarlo i primi di dicembre, io scatterei intorno alla metà di novembre, più o meno. Esatto. È il 10 la scadenza, vero? Il 10 di dicembre. Il 10 dicembre, sì. 10 e 17, quelle sono le due date. Esatto, scatterei, però il 9 devono essere al cancelliere Bruno Bonavia, devono essere arrivate, presentati. Chiaramente lavori. Foto fatte per l'occasione, non il repertorio. Fatto per l'occasione, non vale più la pena. No, ma poi i repertori non li voglio più vedere da nessuno, ma avete fatto vedere le foto che avete scattato quando eravate piccoli. Ma questa l'ho scattata nell'81. Fatemi vedere, non barate. Exif la mano, Nicola. Esistono gli Exif. Vogliamo vedere solo di stare, sappiamo tutto. Sono dati Paolo. Quindi, ma buona un'introduzione. Sì, sono io. Ciao. Volevo sapere, ma buona un'introduzione. Ciao a tutti. Buona un'introduzione prima degli scatti. Cosa, nel senso, una spiegazione? Gli scatti devono parlare da soli, giusto? Grazie, allora, professore. Allora, il tema è, come abbiamo detto, sono tutti i colori del bianco. Tutti i colori del bianco, no? Poi magari ognuno poi gli darà un titolo, no? A sta cosa, no? Immaginatevi uno apre un magazine e a un certo punto c'è il vostro redazionale che sulla prima foto c'ha il titolo, no? Capito? Che ne so, capito? Il titolo è foto di Nicola Maternese, ok? Questo è. Grazie. Okay. E quindi gira e si... Anche uno con un vestito di Arlecchino tutto bianco, con le pezze a colori. Esatto. Poi, mentre si vedranno le foto, uno farà anche un commento dove spiegherà anche il progetto, se lo racconta, insomma. Ad uso di tutti, deve essere una cosa, non è una gara, attenzione, non è una gara, posso dire, sì. le foto che vengono presentate dovrebbero avere anche una loro sequenza logica, quindi quando le mandate dategli un numero proprio nel nome del file, ok, in modo che 1, 2, 3, 4, in modo che quando poi verranno viste nell'ordine che voi avete deciso, che noi non l'ha pensato di vedere. L'ordine di come il fotografo le ha pensate. Esatto. La butto là, non è detto che qualche redazionale che ha qualche suo quid particolare, il direttore Andrea Cencini non la possa neanche pensare di prevedere l'infilarlo nel magazine. Adesso questo non è escluso. No? Magari una domanda, essere... quante foto? 4. Ok, però ecco, quello che veramente a me piacerebbe, specialmente perché è il primo, cioè vedere che dietro c'è una costruzione e non c'è sta una cosa buttata là tanto per farlo, capito? Che c'è dietro, per me sarà la prima volta, che c'è dietro un'idea, capito? Anche se, ripeto, se poi questa cosa la volete condividere in gruppo, non è neanche, va bene anche, capito? No, capito? Collaborate con, prendetevi una mua se vi costa, prendete una ragazzina appena uscita da magari da una scuola, che può fare anche lei un'esperienza uscita da un'accademia. Si trovano. Quelle ne ho due, capito? Io fra le ragazze. Però spiegategli, capito? Certo, fate l'idea e spiegategli. Cominciate a scartabellare e a vedere, no? E sul fronte stylist che è difficile trovarle. Quello è un problema, sì. Faccio io da stylist. Grazie. E quello è un po' un problema trovare lì, proprio niente da fare. Vi fate aiutare anche da... Sì, ci aiutare un po' da tutti. Voi, sì.
già le immagini che andate a cercare vi aiutano a far vedere cosa sta bene con che cosa e cosa potrebbe essere. Poi bisogna, sai, chiaro che se cerchi di avere quel pezzo assurdo che ce l'ha soltanto quella stylist che l'ha preso da, dovete dire dove, quello è troppo complicato. Sì. Cioè, se nella tua idea c'è un vestito lungo, tempestato di diamanti, tutto trasparente, se... che cazzo? Sarebbe bello, però. Lo so, però, cioè, capisci, no? Sì, alla principessa lì di Frozen, perché vuoi fare tutto il bianco con Frozen, che però diventerebbe azzurro in quel caso, però comunque allora, insomma, un po' improbabile. Però. Ovviamente non ci sono vincoli, non ci sono vincoli di nessun tipo, cioè esterna, interna, il bianco può essere anche rappresentato da una location, capito? Guardando Carlo penso Firenze, no? Al muro della cattedrale, capito? Del Duomo, che ne so, sì, no? Sì. Cioè, sì, il bianco è vero. Lo puoi tirar fuori da qualsiasi cosa, eh? Non ci sono vincoli, è la vostra fantasia il limite. E basta, capito? Anche puoi inframmezzare colore bianco e nero, per esempio, cioè è anche tipico nei redazionali, quindi non vi fossilizzate, rimanete nello steccato del vostro comfort, quindi nel fare quello che abitualmente fate, però fatelo costruendo un obiettivo, non andate a cercare terreni che non sono i vostri, capito? Questo è il punto. Chi fa ritratto, rimanga a fare ritratto. Io sono sicuro che a Luca, se gli dico il tema del bianco, lui fra una settimana mi tira fuori dei capolavori, dei ritratti col bianco, capito? Col bianco, perché così, no? Rimanete nel vostro, capito? Nella vostra attitudine, però costruiteci sopra, capito? Chi fa nudo, fa nudo, capito? Francesco che se le porta per i boschi, le spoglie le mette sugli alberi, ok, va benissimo. Portala, no? Sulla neve. Farà questo brutto, capito? No, però è così, no? Ci ragioneremo. Lo so, se tu senti parlare due fotografi di moda come parlano delle modelle, se chi non è del mestiere pensa Madonna questi come trattano le ragazze, no? E invece noi parliamo così delle modelle perché è uno strumento, no? Non è perché ne vogliamo male o siamo maschilisti, no. Ma è proprio perché nel gergo, no? si parla così del modello, no? È questo, no? Io da quando seguo le tue lezioni, da quando seguo le tue lezioni le frusto. Non ho capito. Da quando seguo le tue lezioni le frusto prima di scattare. Ah, bravo. Io non le frusto. Io offro il caffè, ho il caffè anche decaffeinato, ho le tisane perché qualche modello ama la tisana. Le coccole, gli porto le pantofole. Massimo rispetto per le donne e per le modelle. Io ho il massimo, ho le pantofole, ho la vestaglietta leggera, la vestaglietta più pesante se sente freddo. Capito? Cioè, non te crede, eh? Cioè, perché più sta bene, più sta comoda, più confortabile, più posa bene. E no? Più si sente a suo agio. Si deve sentire. Poi devi sempre correre dietro con le ciabatte perché non se le mette. Esatto. Dopo c'hai i piedi neri, ci t'avevo detto. Pure gli devo ciabatte. Correre dietro con la vestaglietta perché mi girano nude per lo studio, è io le vanno lì a coprire. No? Così, quelli che portano le pizze che si ammassano per venire da me a portarmi la pizza. Per esempio. Ho mandato le ragazze ad aprire loro e si è sparsa la voce in giro e adesso... Cosa di l'uovo che arrivano? Mi portano le pizze anche quando non le ho. Ti regalano sempre la Coca-Cola, quelle cose così. Ma fa una Coca-Cola in più? Grazie. Allora, scelta della ragazza o del ragazzo o delle due ragazze, o ragazzo e ragazza, per esempio, bello anche, no? Maschio e femmina insieme, interessante, no? Anche perché ricordate, due più soggetti sono sempre più performanti, eh? Le foto hanno sempre un quid in più quando se due non è una sola, no? Per dire, no? Però bel casting mentale, fate una ricerca su Facebook, sulle cose, cominciate a girare, vedete quale può essere il soggetto giusto, capito? Individuatelo, pensate agli abiti, sentite se lei c'ha qualcosa, se qualcuno vi può prestare qualcosa, capito? Questo è il punto. Lavorate su questo. Fa ritratto, per esempio, bastano degli accessori, no?
delle cose così che riguardano il bianco, oppure anche il vedo, una location, non lo so, adesso non vi voglio influenzare la vostra fantasia, no? Però si possono fare tante cose. Quindi anche colore bianco e nero frammezzati nelle quattro foto? Sì, volendo, sì. Perché no? Ok. Sì, sì. Sto scrivendo perché... Ma Carlo, ma che c'è freddo? Sì. Quando Stefanel decise di fare il passo e di, come dire, alzare il livello del brand, prese testino per fare la campagna. Fece quella famosa campagna di tutte le capitali europee con la maglieria di Stefanel. E però la foto simbolo di questa nuova campagna era un enorme faccione in bianco e nero. Ok, loro vendevano maglie di lana, no? Cioè Stefano vendeva queste cose qua, non proprio corrente del Veneto sotto certi aspetti, però nei negozi c'era questo enorme faccione in bianco e nero, cioè con un ritratto loro identificavano la maglieria. Quindi non è detto, capito, che tutto deve essere per forza così diretto, così semplice, no? Può essere anche induttiva la foto, capito? Far pensare, no? Richiamare. Questo è il punto. Quindi riconsiglio, rimanete nel vostro. Raul, che gli piace proprio questo tecnicismo, fare queste cose con le luci, studiarle così, io mi aspetto che lui faccia una cosa del genere, capito? Che lavori proprio sul tecnicismo, sulle luci. Lui è un tecnico, è un maestro delle luci, no? E quindi lavorerà su questo, okay? Perché però tiri fuori, capito? Poi il tema non si perda, ecco, questo è il punto, no? Lavorare per il tema non si perda, ok? Bruno mi farà, ormai è diventato un fotografo fashion, mi farà la copertina di L, L Parigi, farà, no? Bella, tutta bianca, al Santo della Luna. Proviamo. Non lo so, ognuno fa quello che, ripeto, anche sul nudo ci si può lavorare, a me mi vengono delle cose sul nudo col bianco. In che senso? Ma delle cose anche abbastanza banali ma semplici, però se fatte bene, che ne so, un piumino smanicato bianco, dove si intravedono i tettoni che escono così. Non influenzare. Scusami, molto più semplicemente ci prendi una ragazza con un po' di abbronzatura, con la carnagione leggermente ambrata. Prendi un bel secchio di vernice bianco e glielo lanci addosso. Strisciate di vernice bianco. Bello, bellissimo. Bellissimo. Il perfetto stile Raul. Bellissimo. Progetto già, abbiamo già deciso cosa c'è. Un servizio bello. Anche il latte, per esempio. Col latte lo potresti fare. No? Perché no? Io vi consiglierei farina. Di usare uno strumento che è comodissimo, che in questo mondo tutti usano, che è Pinterest. Pinterest. E crearvi la vostra cartella di immagini di riferimento. Quindi andate su Pinterest, cominciate a cercare le parole chiave, ovviamente che saranno qualche cosa che concerne il bianco, no? Bianco, editoriale col bianco. Ma potreste scegliere anche, non so, una parete che ha un effetto sopra che vorreste ricreare, o una persona, o una foto, o un altro video di cose, che tutti assieme le mettete in un bel pacchettino, poi andate a togliere quello che non vi interessa e vedete quello che cerca di esprimere di più il vostro concetto. Un vestito da Cleopatra buttato per terra e la modella che fa il bagno nella vasca piena di latte. Faccio l'aspide. No, non dirlo tu a tutti. Se vogliono 300.000 euro del budget, libero. Sì. Una cosa del genere. La fantasia non costa niente. No, però ripeto, però consiglio. Ritorno a ripetere, lo ribadisco, però rimanete nel vostro, datemi retta, cercate di esaltare quello che sapete fare, non vi andate a cercare altri terreni, capito? Cercate di fare quello che sapete fare al massimo della qualità, capito? Questo è semplice ma di altissima qualità. Lavorate su questo concetto, non andate a cercare cose che non siete, che non sono nelle vostre corde. Faccio così, vedete? Sì. Ecco, può sembrare
tanto per gradire. Potresti salvarti tutti i pin delle immagini che ti sembrano più vicine a quello che c'è, che poi Pinterest è anche fantastico perché butti una cosa, lui te ne prepone altre. È vero, quattro, no? È vero, è favoloso. Filari e via discorrendo per quello che può essere un concetto, un dettaglio, un intero, e via così, no? Non deve essere questa foto, ma perché non avere una modella con i capelli bianchi o una parrucca, o perché non mettere... cioè, non vuol dire voglio fare questa foto nella stessa posizione, via discorrendo. Magari una foto ti può anche piacere per la posizione, facciamo finta che ti piace questa posizione, che però in questo caso è il nero, però tu dici voglio fare la foto così, cioè questa mi piace questa posizione, oppure mi piace questo tipo di capelli di treccia, mi piace questo tipo di fondale, vorrei utilizzare questo tipo di fondale con la foglia, te lo tieni come punto di riferimento, capito? Perché non pitturargli la faccia di bianco, allora ti tieni, cioè ogni cosa ti deve servire a quello che vuoi portarti avanti. Insomma, sì, basta. Dopo che... È così. Questo è quanto. Insomma, questo almeno... Io lavoro così, poi ho... Anche gli altri... Quella di Pinterest è una buona idea. Non ci si inventa niente. Ci si costruisce sopra e poi si fa propria. Capito? Ma non ci si inventa niente. Le idee, intanto quelle sono le idee, no? Sì, rispunto, difficilmente si riesce a inventare la cosa che non e cerchi di, capito, cerchi di rifarla, di farla col tuo stile, di adattarla alle tue attitudini. Ragazzi, io vi saluto. Ciao Francesco. Ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ragazzi, ne approfitto per salutarvi che noi domani abbiamo il treno prestissimo per Roma. Buonanotte Ornella. Ciao. A tutti, grazie come ciao. Sempre di tutto. Ecco. Ciao Ornella, buonanotte. Ciao. Buonanotte, ci vediamo a Roma. Ciao. Ragazzi, ci vediamo a Roma, un abbraccio e buon proseguimento. Ciao. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao. Quella della vasca del latte c'è qua. Hai finché vuoi, no? Ma l'idea era cominciata forse dalla Bellucci per il suo calendario, se non ricordo male. La Bellucci era dentro l'acqua oppure aveva il miele in faccia? Sì, era dentro l'acqua, c'era cioè, la vasca dove avevi la mezza figura laterale, credo che lei era nuda e c'erano le bolle che la coprivano. Sì, sì. Credo fosse Riccardo Ferri, boh. Vabbè. Poi dopo l'hanno presa in tanti come idea, però credo che l'abbia lanciata lei. Per dire, ti piace questo concetto? Non c'entra il bianco, però potresti farlo tuo. Cioè nel senso, ti piace l'idea di dire metto qualcosa davanti con un foro, con metto dietro, metto una plastica, poi da lì a portarlo al concetto questi del bianco. Questi sono tutti ritratti, eh? È un problema che devi riuscire a... Spunti per me. Bravo, esatto. Io sarei solitato no, perché... Poi no, non voglio farvi io troppe cose che sennò poi vi che su Pinterest sto buttando cose a cacchio, no? Però così mi faccio portare dall'ispirazione e vado avanti in un processo di ricerca, ok? Siete? Io il primo scatto ce l'ho già in... Ma ne devi fare allora... altri tre, però. Vabbè, si deve partire da uno, no? Allora, ritorniamo a bomba. Allora, location. Quindi, dove farla? Come idea. Farla? Idea, location. Idea. A volte, però, io cerco di essere sempre molto pratico, no? Cioè, a volte l'idea deve essere anche coerente con anche la fattibilità, la possibilità, capito, no? Perché certo. Uno dice sì, la faccio dentro la vasca, fighissima l'idea, però qua come la realizzo? Chi mi dà la vasca? Dove la trovo? Sì, no, capito, no? La logistica devi avere. Capito, perché certe idee si realizzano anche se ci stanno dei budget dietro, no? Certo. A volte ci sono delle idee magnifiche, però c'è sta una lira, no? E allora quindi... si cerca di fare anche quello che si termini, cioè l'idea deve essere anche coerente con la fattibilità, no? Quindi ripeto, anche giocare sulla semplicità, anche perché queste foto che ci ha fatto vedere Andrea, per esempio,
specialmente quelle del bianco, sono tutte semplicissime ma spettacolari nella realizzazione, no? Quella che c'aveva quel cappello bianco era stupenda, no? Però eppure lì, capito? Due outfit e uno studio. E anche perché no? E un non professionista non ha un budget elevatissimo, per cui l'appassionato come me deve arrangiarsi. Adattare, cioè farsi venire un'idea e però adattarla anche alla fattibilità. Una volta ho fatto questo, dove la faccio? In esterna, a studio, dentro casa, che luce utilizzo, vedere se ho le luci, se devo prendere il flash, capito? Per prestativi, se ho gli ombrelli, se ho quello che mi serve, se ti posso affittare in uno studio, quando lo studio è disponibile, tutta una serie di cose, no? Cominciare a programmare, a vedere le date, eccetera. Poi, che gli posso mettere? Allora, cominciamo a tirare fuori tutte queste foto, vedi questo cappello, una cosa, che ci ripuoi i cappelli, no? Capito? Per fare, cominciare a studiare questa cosa. Poi, quale può essere la modella? No? Che tipo di modella? Ok, no? Capito? Cioè, lavorare su tutto questo. Prendersi una truccatrice e cominciare a collaborare con lei e dirgli: io ho queste idee che si potrebbe fare, che ne so, anche al labbro bianco, no? Tipo maestro di sci, no? No, quello è viola il labbro. Eh? Non ho capito. No, dice, quello è il labbro viola dal freddo. No, ma una volta i di cacao, i protettivi erano bianchi, no? Ah, si vede che non ho masciato un vitamina. Sì, avevano i labbri bianchi, no? Per dire, no? Però non è detto che si debba per forza fare un clima invernale, no? Se posso, chi sta al sud c'ha, per esempio, benissimo dei paesaggi bianchi stupendi, penso alla costiera amalfitana. No, per cui può adattare, no, delle cose su delle pareti bianche. Prima citavo Firenze, no? Cioè, si può giocare in tanti modi, però ecco, il tutto va programmato. Poi andate lì sul posto, lo vedete se è realizzabile, se ci sono elementi, diciamo, di ingombro per lo scattare, no? No, se tu vedi, vai lì e dici tutto libero, che bello, poi però dici: oh, ma qui però ci sono. Ci possono parcheggiare, no? Allora, il giorno che ci andate voi, state sicuri che lì ci sono tutte macchine belle parcheggiate, no? È vero, capito, no? Quindi cercate di valutare. No? Capito? Magari andate in un momento che è tutto sgombro, guarda che figo sto posto, e poi magari il giorno che ci andate è tutto parcheggiato, no? È casino, vi mettono degli elementi. Non si può scattare, per esempio, in quel posto lì. Succede pure, no? Che in quel posto non si possa scattare, no? Ecco, quindi fate un piccolo sopralluogo e andate a valutare, anche in uno studio, andatelo a vedere se lo dovete affittare, come è fatto, fate vedere le luci che ci sono, le programmate, le distanze, gli obiettivi che dovete usare, capito? Questo è il punto. La scelta della modella, fate un piccolo casting, andatele a vedere, Paolo, a venire. Paolo, un'informazione, la modella deve essere la stessa nei quattro scatti, può essere diversa? No, non necessariamente. Non c'è una... Quello non è un vincolo. Okay. Non è un vincolo, il vincolo è l'omogeneità. Cioè, io non posso vedere la luce a Bruno che fa fashion, molto fashion, così come ha fatto adesso questa modella di colore bella così, e poi un'altra... Sono quelle foto che faceva prima, molto teatrali, un po' lì, con il paesaggio. Nell'esterno, sarebbero due proprio disomogenei, non c'entrano niente. Anche se raccontano tutti e due il bianco, però non sono omogenei, capito? Devono essere omogenei nello stile. Nella location diversa, può essere location diversa? Sì, per carità di Dio. Va preferibilmente bene tutto, no. È un po' azzardato se cambi pure location, no? Certo. Cioè, a meno che tu non faccia dei muri bianchi diversi. Sì, anche muri bianchi ecco, diversi. Ecco, per sì. Esempio, però sì. Diciamo, la logica deve essere sempre una. Però se lo ambienti in uno stile urbano, poi non mi puoi fare una foto che c'ha uno stile, che ne so, capito, rupestre, capito? Non so se la vedrei un po'... Se è uno street... Se non street, deve mantenere uno street. Sì, insomma, deve essere un po' omogeneo, deve raccontare un po' il tema, no? Deve essere sviluppato con una, capito, in una tematica un po' comune. No? Se la fai street, l'ambientazione deve essere uguale.
uguale. Sì. Cioè, a Roma se la fai all'Europa non puoi fare un pezzo all'Europa, un pezzo alla Colosseo. La metti stretta e poi ne fai una foto in mezzo ai gambi. Grano, no? Certo, la vedo un po' certo. Che... Certo, però che per carità, poi se invece c'è un elemento di omogeneità, ci può sta pure, non ci sono regole, ripeto, nella fantasia non ci sono regole, però ci deve avere, insomma, devono rispondere al tema, capito? Questo è il punto. Vuoi pure fare le quattro stagioni, che ne so, no? Per dire, allora la fai. Ho deciso di fare il bianco nelle quattro stagioni, allora fai il bianco invernale, fai il bianco estivo. Fai, che ne so, può essere pure un'idea, no? Però comunque devono avere un mood, quindi se me lo fai in stile L, devono essere un po' tutte e quattro in stile L, non me lo fa una teatrale con bianco e nero e brantone e un'altra sparata, quindi, no? Non te lo prendono, no? Un redazionale così, no? Comunque deve essere un racconto, devono essere tutte e quattro collegate. Sì, più che altro nel mood, nella concezione di un tema, no? Cioè se tu esposi, per esempio, l'idea di Raul, no? Che non so, che gli butti un secchio dei vernici o gli butti addosso una cascata di latte, poi non puoi fare l'altra col vestitone elegante, no. E bianco di moda. Però potrebbe essere una spugna, no? Che si sta asciugando. Sì, esatto, cioè deve essere qualcosa che mi sono... Per esempio, ultimamente ho visto un redazionale bellissimo che erano tutti gli incidenti che succedevano in città. Incidenti? No? Per esempio, sì, questo era scivolata sul marciapiede e tutta la spesa gli era caduta in terra, tutti le mele, c'era in terra. Poi, che ne so, un'altra c'era il cappotto che gli era rimasto imbrigliato nella portiera del taxi, no? Lei tirava e c'era sto cappotto tirato, un'altra col vento e l'ombrello gli volava col vento, no? Tutta un'ambientazione molto stretta, molto male, un redazionale da paura, fantastico. Se lo trovo lo faccio vedere, ma veramente è una cosa spettacolare, bellissimo tutto il tema, per dire, no? Capito? Però c'aveva una coerenza, capito? L'ambientazione era quella, lo stile era quello, la luce era la stessa, capito? Il ritocco era lo stesso, capito? Non puoi fare il viraggio di colore diverso uno dall'altro. Se lo fate freddo, fate tutto freddo, ma potete fare uno freddo, uno caldo, non c'ha, capito? Non so se mi spiego, eh? Sì, sì. Sì. Beh, comunque il tema è i vari colori del bianco. Guardate questo, perché ce ne stanno veramente... Quindi anche fare un bianco freddo, un bianco caldo, un bianco medio. L'importante è che tu abbia una tua idea su come poter far stare assieme le cose. Dopo il resto, certo. Il resto viene. Beh, insomma, ragazzi, ce n'è un'infinità. Senza, a voglia. Senza fine, senza limiti. Però ecco. Si porta avanti un'idea e poi si cerca di ampliare quella. Vuoi fare questo qui che sembra un effetto statua? Poi, altro questo. Consiglio, non vi preoccupate di sembrare banali se poi nella realizzazione. È molto importante il lavoro che ci avete fatto dietro, capito? Questo è importante. Poi non pensate che l'idea possa essere banale, perché poi... Tutto è banale e tutto non è banale, a seconda dei punti di vista della realizzazione delle cose. Quindi. A Gio, se ci metti pure tu? Lo fai pure tu? Giorgio? Insieme a Gemma? Certo. Ci sta. Sì. Volevo chiedere, facciamo? Nel caso in cui ci sono delle collaborazioni, che so, della stylist, dello studio, possiamo anche nominarli? Sì, certo. Certamente. Anche perché per loro può essere un veicolo necessario. Certo. Tutti vanno sempre, vorrei anche vedere. Certo. Perfetto. Ripeto, anche se volete fare una collaborazione tra di voi, no? Ripeto, per chi sta vicini geograficamente, eccetera, che uno aiuta l'altro, è anche bello questo, no? Certo. Collaborare insieme. Noi ci siamo già mezzi organizzati. Siamo già in tre. Io farò on my own. Giuseppe, noi si spacca, tranquillo.
Voglio vedere, perché sono le prime armi su questo, voglio proprio misurarmi con le mie capacità. Va bene. È primo, eh. Non ho fatto mai prima niente del genere. Prima volta che faccio un lavoro a tema. Ah. E poi è l'essenza della fotografia, eh? Io l'ho fatto con gli oggetti, ma non con le persone. Cioè, non fatemi essere un po' brutale, non aver fatto delle cose a tema significa ancora aver scattato un po' a coda di gatto. Eh? No, Paolo, avevo le mie idee. Ma diciamo, ce l'avevi le tue idee. Sì, ma non mi è stato mai imposto, è la prima volta. Ah, va bene. Immagino di avere una coda di gatto da parte di un brand e dire lo voglio così. La coda di gatto mi piace. Siamo in diretta. Giusto. Perché mi porta automaticamente a pensare tutt'altro, una cosa del cane. La fortuna è di avere un tema. La fortuna è di avere un tema imposto che vi piace, ma quando vi impongono un tema che non vi piace, a me mi hanno fatto fare delle cose che non riuscivo proprio a far click. È dura. Capito? Cioè, avevo due spettacoli davanti e questi le volevano fare a 15 anni, che stavano al cellulare a parlare tra di loro, che mangiavano gelato, io non facevo a fare scherzi. Poi facevo le foto per finta, quando loro se giravano mi facevo le foto, perché a volte ti fanno fare delle cose che proprio non condividi, proprio, non ti piacciono, non senti la parte, diciamo, il rovescio della medaglia del fotografo professionista, fai quello che piace agli altri. Sì. Però è anche vero che se non lo capisci, se non lo capito, se non ti entra, se non lo riesci neanche proprio a svilupparlo con il massimo. Se una volta uno si vede proprio che non ti piace. Si vedeva che non mi piaceva. Scusa, già su fare una domanda, no? Scusate, ma le mascherine all'aperto come si fa? È semplice, fa bianche. Anche quello è un tema. Certo, mo c'è questo problema dell'aperto, delle mascherine. Non saprei assolutamente come dirvi, no? Non so se si può fare in un momento preciso in cui fate click, gliela fate togliere, fate click e poi gliela fate rimettere subito la mascherina, no? Diciamo che non si può fare, ma si fa. In quella frazione, quel minuto che voi fate click, ci togliete un attimo, click e poi gliela fate click. Ma il discorso distanza esiste all'aperto? Come siamo messi? Distanza anche all'aperto. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ma non basta. Ragazzi, vi saluto, buonanotte a tutti. Ciao Enrico. Ciao. Non basta la distanza, bisogna mettere mascherina. Anche in casa, se non sei convivente, ti entra qualcosa in casa. Tipo la modella in studio da me, che è casa mia, dobbiamo metterci la mascherina. Solo che in casa, se vogliamo, non ti controlla nessuno. Esatto. Beh, la modella la metti a 200 metri, spari con 300. Sì, io ho 4x4, compreso i muri. Poi mettici l'arredamento dello studio. Metti un pannello in plexiglass con un buco per far passare l'obiettivo. Se no, uno fa tutto bianco anche con la mascherina. Parlate tranquillamente, non c'è problema. Ma infatti. Io scattare con la mascherina, Marco, no. Magari qualcuno che viene a dirti qualcosa lo trovi. Comunque mi sono comprato il beauty dish. Oggi ho comprato il beauty dish. Wow. Bravo, anche perché mi viene da pensare che così, istintivamente, che sul bianco ci sta meglio un ritratto più freddo, più fashion, che un ritratto teatrale, no? Quindi il beauty viene bene, per esempio. Beauty viene bene, sì. Attenzione, fa una luce molto, molto diretta, molto, le ombre molto dure, quindi preoccupa di pulirle. Deve pulirle un po' le ombre. Ho visto. Pannellino sotto. E via.
da 55 l'ho preso, mi sembra. O fai la cozza. Esatto. In gergo chiamato esatto. La cozza, che sotto gli metti un'altra luce, o anche un pezzetto, un metro di polistirolo, è fantastico, ragazzi. Esatto. Polistirolo rimbalza, che è una meraviglia. Tieni costa tua moglie, gli fai tenere sto pezzo di polistirolo e gli rimbalza. Anche alla modella, anche sulle gambe della modella. Io anche sulle gambe della modella. Sì. Ho visto che io ho il pannello riflettente che va messo sotto la macchina appena è più morbido. Cambia nettamente. È più morbido, del polistirolo. Guarda, il beauty dà una bella schiaffa, gli dà, eh? È bello il beauty. Ci vuole il beauty, ci vuole parecchia luce. È molto meno morbido del bank. Ho 400 watt di flash in monotorcia. Devi compensarlo su tutto il viso, eh? Fatemi sentire Cristiano un attimo. Dimmi. E il beauty che hai è bianco o argento? Argento. Tu Paolo? Sai che non muoio, argento credo. Argento. Però io poi lo griglio, ho la griglia e ho anche il anch'io con la griglia l'ho preso. La mutanda. Bianco, la mutanda. È la mutanda. E uso più la mutanda che la griglia. E la fa troppo dura la luce con la griglia. Però credo che sia sì, argento. Quindi. Io 55. Sia da 70 che da 50. C'ho pure piccolino. 55 è la misura giusta di come faccio io i ritratti a mezzo busto. Prendi bene l'altezza della luce sull'occhio, eh? Sì. Ok. 45 sul viso, vai. Sì. Anche 30 ho visto può andare bene. A 30 gradi? A 30 gradi, sì. Un po' meno tagliato, sì. Sì. Comunque devo tutto provare perché non l'ho mai fatto. Quindi non ho mai visto. L'altro Nicola, sei silenzioso stasera. Tanto grazie di aver partecipato. Mi fa molto piacere. Parteciperai anche tu a sto progettino? Ti fa piacere? Ma in realtà non lo so, perché in realtà, come sapete, io mi occupo un po' della fotografia in generale, ma non mi sento mai, non ho mai detto di essere un fotografo. Mi piace ascoltare e peraltro nel discorso che sono stati fatti mi ritrovavo moltissimo, sia per quanto riguarda il discorso del pensare prima di dover scattare, e poi quel fatto di andare a scattare con persone che ti possano dare una mano è una cosa fondamentale secondo me. Io ho trovato la fortuna di avere mia moglie che si sta avvicinando alla fotografia e quindi mi segue quindi fotografa, io la lascio fare perché mi piace anche insegnarle quello il poco che io so, però diciamo che è un sistema effettivamente, se, tra l'altro una donna nel momento che c'è una donna sul set, per i discorsi che sono stati fatti, è certamente agevola perché mette la modella, nel momento in cui parliamo di modella, a proprio agio, peraltro le presentazioni eccetera, quindi una cosa, cioè tutti i discorsi che sono stati fatti mi trovano perfettamente in linea con quello che nel mio piccolo già faccio, quindi sono discorsi più che sensati, io concordo su tutto ciò che è stato detto. Allora ti aspettiamo, dai, siamo a tua moglie, dai, quel progettino insieme, dai, primi di dicembre. Il bianco, e poi dalle parti due c'hai il bianco, dai. C'hai... Sì, questo sì, ma peraltro ci sono anche un altro paio di... c'è l'altro Nicola che è barese, quindi voglio dire, siamo proprio, non dico concittadini, però... E ci sarebbe anche Marco, che è andato via poco fa, che sta ad Ostuni, che... Ma voglio dire, effettivamente, come hai detto tu, da queste parti il bianco impera. Ah, davvero bene, per esempio. Ha voglia, apposta, dico. C'hai... No, tanti. Poi puoi anche sbizzarriti in esterno, certo. Va bene, mi sembra che ci siamo un po' detti tutto. Facciamo un po' Andiamo nel pensatoio. Ok.
Anticipo che il prossimo giovedì 22 abbiamo come ospite il maestro Onnis, okay, che ci farà la sua presentazione del suo modo di vedere il maestro, mi raccomando, sottolineo, perché secondo me, lo dico sempre, per me è uno dei più grandi ritrattisti, ok, poi la parola ritratto, la parola ritratto è spesso un po' abusata, no? Perché tutti stretti sul viso vengono definiti ritratto, invece non è così, no? No? Allora anche i dentisti che fanno le macro al viso per vedere l'arcata dentaria sono ritrattisti, no? Se vale questo concetto, no? Invece no, ritratto è ritratto, no? Un po' fotografare l'anima, io dico, no? Così, in gergo. E quindi avremo una serata dedicata a Luca, che poi a cui lo bombarderemo di domande, di cose, di consigli del suo modo di vedere la fotografia, di come mettere le luci, ci svelerà i suoi segreti, di come gestisce la modella, tutta una serie di cose che sicuramente ci faranno crescere a tutti. Okay. Quindi intanto, io già sto in ansia per 22, già stasera ci metti il carico, quindi io sto proprio già l'ansia tutta la settimana. Intanto è cominciata il 13 la mostra di Gemma, ok, io penso questo weekend di andare, tra sabato e domenica, di andare, volevo andare venerdì ma non mi sono prenotato, quindi penso che già i posti siano... Ma guarda, ci sta ancora qualche posto venerdì, se ci dici che vieni... Vedo un po'. Domenica è chiusa, è l'unico giorno che è chiuso, fino a mercoledì c'è la mostra e sabato noi ci siamo tutto il giorno. Sabato ci siete tutto il giorno? Però c'è un orario ridotto, chiude alle 5, per questioni non dipendenti da noi. Sabato scatto, non lo so, non vediamo. Vabbè. Gli altri giorni dalle 10 alle 19. Ok, va bene. Perché quello è un locale dell'ambasciata, quindi per questione di personale nel fine settimana ci hanno concesso solo sabato fino alle 17, poi la domenica è chiusa. Ma noi romani vogliamo andarci insieme? Chi c'è? Bruno, Cristiano? Ci vogliamo andare lunedì? Lunedì ci sei? No, torno martedì. Ma ci vogliamo andare ancora martedì? Ancora c'è? Mercoledì. Mercoledì ci possiamo andare. Fino a mercoledì. Martedì pomeriggio, sera, intorno alle 18 ci vogliamo andare? Io arrivo, torno di pomeriggio, dove arrivo ad atterrare alle 4, quindi non ce la faccio. Aspetta, mercoledì sì. Mercoledì. Vabbè, un po' vediamo, se no ce vado da solo. Scusatemi, ma sono un po' stanca. Ok, grazie Paolo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Andiamo a pensare. Ciao. Vabbè, poi insomma lo decidiamo. Andiamo a pensare. Comunque noi sicuramente ci siamo sabato, però se mi dici che ci sei, che andate mercoledì o martedì... Ecco, forse ci volevo, capito, se ci andavamo tutti insieme, loro magari si facevano pure trovare, insomma, perché non è che ci possono stare sempre, ci mancherebbe. Cioè, no, però se gli diamo un orario, magari così... Io mercoledì tutta la giornata non ho problemi. Ci raccontano... Mercoledì ancora c'è? Sì, mercoledì. Mercoledì pomeriggio. Ultimo giorno. Non lo so, io... vabbè. Non lo so. Vedi come si è messo. Buonanotte a tutti. Buonanotte. 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 Se no domani, scusa Giorgio, com'è domani l'orario? Domani è dalle 10 alle 21. E tu ci sei? Voi ci siete? Noi siamo dalle 6 alle 21 ci siamo. Alle 6. Però magari iscrivimelo se vieni, che so che ci stanno ancora posti e ti inserisco. Ma io le sei, non so, vabbè, lo vedo, dai, ok. Comunque fine ai 21, cioè, dove si trova? È il giorno che è più lungo. Dove si trova, Gio? Sta dietro a Palazzo Farnese, via Giulia 1. Ah, a centro. Io mercoledì mattina. Mercoledì mattina. Di pomeriggio sì, c'è un appuntamento al medico. Ora io. Va bene, ok. Andiamo. Paolo, ma io non invece ho volevo chiedere a Luca Onnis un'altra cosa. A me. Già che te prepari, no? Mi interessa pure sapere il discorso dei concorsi, visto che esci appena da un recente successo.
come scegli, come ti proponi, questo pure questo aspetto. Io allora li scelgo, ce lo dico la settimana prossima. Ah, vabbè, ma non è niente di non è legato di per sé al ritratto in sé, è semplicemente a l'analizzare, vedere un po' quando nelle pagine, soprattutto nei, quando vedi dei concorsi, vado nel sito, vedo i vincitori degli anni precedenti, vedo se la qualità delle foto è alta. È abbordabile. E, no, al contrario, cioè se è alta partecipo, non perché io sia alto, ma perché almeno ce lo ritengo un concorso serio, infatti non vinco mai, però una volta che vinco qualcosa, insomma, almeno c'è soddisfazione se partecipo a un concorso in cui, insomma, il livello è molto basso, insomma, non c'è soddisfazione, no? Nel caso in cui dovessi mai ottenere una menzione, insomma. Poi, a prescindere, sono i concorsi internazionali, i concorsi nazionali, i concorsi regionali, cioè, siamo sempre su vari livelli, però, insomma, l'importante è che ci sia serietà e qualità. Poi no, questo è quello che faccio io, tutto qua, non c'è nessun segreto e nessun criterio oltre a quello della qualità delle foto che vedo vengono premiate. Tony, che stavi dicendo qualcosa, mi sembra. Paolo, siccome non ho seguito molto la chat oggi, ma quanto riguarda la cena che era, si era parlato di domani, è saltata? In realtà non è né cominciata né saltata, nel senso che siamo come al solito da buoni romani, non ci siamo ancora messi d'accordo perché Bruno non c'è, Cristiano deve partire, forse ci aveva un po' dei problemi a partecipare, non lo so. Io non ci so, ragazzi, che tu non ci vado sei, fuori domani vado fuori. È poi una situazione così. Poi onestamente devo anche dire che siccome piove, io credo non riusciremo neanche a trovare un posto all'aperto. Io devo mangiare chiuso dentro il ristorante in questo periodo. Infatti è un po' un'incognita. Non c'ho proprio tanta fantasia, no? Capito? Sai, stai all'aperto, se trovi, ti mettono un po' nel cortile. Già, ok, un po'. Però se devi stare pure dentro, capito? Un po' una situazione così, francamente... No, ma difatti da quando è risalita sta cosa si è ridecimato il lavoro in generale, Un po', insomma, lo capisco, poveri ristoratori, io lo capisco, però insomma è una situazione un po' così. Io ho i miei personali problemi di salute proprio alle vie respiratorie, per cui sono sempre molto stressoso. No, ma un eccesso di scrupolo non fa mai male, insomma. Anch'io sono estremamente a rischio. Io so proprio, ho una mia problemi, soffro di asma, ho dei problemi proprio miei, ho avuto anche una polmonite 2 anni fa. Guarda, io ho avuto infarto, pacemaker, ho il diabete, tutto ciò che non dovrei avere. E fumi pure. Sì, perché voglio morire. E tanto pure voi, No, fumo di più quando sono qua. Normalmente sul lavoro non fumo. Pure Giorgio mi sembra, poi Giorgio non poteva venire perché c'ha l'inaugurazione, quindi sta presente alla mostra, c'erano tutta una serie di cose per cui sto venerdì non riuscivamo, poi abbiamo detto se potevamo farlo sabato, invece sabato lui c'ha appuntamento, mangia a due fenomeni, due fotografi internazionali e quindi... Loro queste cose si insaponiscono perché non le vanno capire, ma noi dice... quando uno gli dice portati la roba, pare quasi che sta chiedendo chissà che lo fai perché è il tuo, capito? C'è da per ora, non capiscono che lo fai perché gli vuoi dare qualcosa in più. Ma stai parlando con noi, Fabrizio? Pensate no. Penso di no. Infatti, non è chiaro. Sentivo che parlava di fotografia, però. Sta a parlare al telefono. Va bene, io che vi dico? Mi volete far vedere qualche fotina? Non lo so. State con quel nome. Vi siete scelti sto bianco? Che bello tosto, Vi siete scelti sto bianco? Io vi saluto. Non è facilissimo. Ciao amico. Ciao. Questo bianco ci regalerà il team bianco. Ma Paolo, se la sfida deve...
chiamiamola sfida, la sfida con noi stessi, è giusto che sia difficile. Mi fa piacere sentirvi, bella complicata, sentirvi bene, sentirvi. Io credo che già la scelta delle luci sarà difficile. Quello è l'ultimo dei pensieri, guarda. Prima pensa a vestirle, pensa a truccarle. Certo. Comunque l'idea di un progetto ti dà tanto a livello mentale, cioè di programmazione. È uno stimolo a mettere il neurone in moto. Io avevo comprato, mi sembra, la 5D Mark III, mi sembra, adesso qualche anno fa, era appena uscita, e mi arrivò perché la comprai rischiando in un sito a Hong Kong, non so, questi qui, e mi arrivò fine luglio, in concomitanza con le ferie di mia moglie, che ha le ferie aziendali ad agosto. E noi andavamo in vacanza a San Vigilio di Marebbe, sempre in Sud Tirolo io vado. E mi portai sta macchina per provarla. Io uscivo e non riuscivo a fare click. Ma lo giuro, io non riuscivo a fare click. A un certo punto sono andato alla Prologo del paese e ho detto: ma se io mi faccio qualche fotina per gli alberghi, così, ma magari andiamo agli alberghi. E io dal giorno dopo ho cominciato a scattare. Capito? Perché ormai non c'avevo una motivazione per scattare. Andavo in giro così con questa macchina, non sapevo che fare. Capito? Invece da quel giorno ho cominciato a scattare e poi gliel'ho regalato, ovviamente, non so neanche se l'hanno utilizzato. Però io, capito, avevo bisogno, è brutto, perché questo significa che un po' sei vincolato nell'istintualità, nella fantasia, eccetera. Però io se non c'ho, capito, se non la penso quello che devo fare, capito? Io anche quando faccio i book, così ci scambiamo migliaia di mail, di WhatsApp con l'agenzia, allora la famo così, quando loro mi mandano le foto, no, ma famo così, truccatrice, capito? Cioè, è proprio... diventa fisiologico dopo, che a ogni volta che voi programmate un scoot, anche il più banale, ci sia un minimo di preparazione minima, capito? Sono più belle le foto, datemi retta, che poi magari in corso d'opera può anche variare, si vede, però... se c'è un'idea, capito? Quando sono buttate là così tanto per farle, si vede che non c'è l'idea, capito? Anche se sono fatte bene, datemi retta. No, io credo che sia per forza una cosa così, perché per esempio quando io porto la macchina fotografica in giro, in vacanza, non riesco a fotografare. Cioè, qualsiasi scatto mi sembra stupido, banale, senza un minimo di interesse. E quindi poi torno a casa e non ho fatto assolutamente scatti. Perché non c'è, capito? Non c'è una motivazione. No, se uno se la crea, capito? Se si dà un'idea. Io a luglio sono andato in Puglia e mi sono fatto un giro. Ero Albero Bello. La mia idea era quella di cercare qualche vecchietta che stava seduta fuori dal trullo, che faceva, dico io, il ricamo, qualcosa del genere, qualche lavoro antico. Dico, voglio prendere qualche espressione di qualche vecchio. Oh, non ci sono più. Ci sono quelli che ti vendono i souvenir, sono quelli che ti... cioè, non c'è più la popolazione reale, voglio dire, no? Se trovi la vecchietta, appena la contatti, ti dice: se mi dai 10 euro ti faccio vedere il trullo dentro, no? Ecco, cioè, quindi mi hanno fatto perdere la poesia. Era l'unica idea che avevo per gli scatti in vacanza. Quindi non li ho fatti. Ho scoperto che uno dei trulli più famosi l'ha restaurato un certo Vito Matarrese, che si chiama come me. Ho scoperto che quello che ha scoperto è Grotta di Castellana, si chiamava Vito Matarrese. Quindi è stato un ritorno. Ma è un cognome pugliese, Matarrese? Sì. Però non sono riuscito a fare un solo scatto degno di... cioè, praticamente non ho scattato. Non mi ispirava a niente. Io i panorami... Era il caso di dire: non esistono più i trulli di una volta. Porca miseria. Ma
Ma veramente pare di essere a Disneyland. Ma un po' dappertutto così ora. Sì, cioè, bellissimo, però ho perso tutta la poesia. Io mi aspettavo una roba diversa, no? Io una volta in Corsica mi sono perso, sono arrivato in un paesino e c'erano tutte le vecchiette fuori. Una cosa bellissima, avessi avuto lì la passione della fotografia, non ce l'avevo ancora. E quindi, ecco, mi aspettavo una roba così. E poi quelle vecchiette sono morte, però. Nel frattempo sono morte. Esatto. Sì. Ma probabilmente perché Berobello è troppo turistica. Troppo turistica, sì. Troppo turistica, è più facile nei borghi più meno conosciuti. Sì. Esatto. Sì, al Berobello ormai trovi di tutto di più, ma non solo dal Berobello, ma anche, io dico, quando vai girando, che so, Polignano o Trantò, cioè in posti anche lontani dal Berobello, alla fine trovi sempre questi negozietti che sono standard, con le stesse fesserie all'interno. E quindi alla fine l'unica cosa che ci sarebbe da fotografare è la geometria dei luoghi, ma oltre quello... Sì, ho fatto qualche scatto dei trulli, ma non riesci a fare uno scatto che non comprenda qualche pubblicità, qualche insegna, qualche cosa, non c'è più. Non c'è. L'angolo naturale non c'è più. Io sono stato settimana scorsa dalle parti di Castro, nelle Cese, e là ci sarebbe stato da scattare, ma unicamente i luoghi. Quando sei alto sul mare c'era un cielo a tratti nuvoloso che dava delle chiazze sul mare bellissime, oppure i movimenti diretti sul paesaggio, no? Queste ombre che danno il contrasto tra un colore e l'altro, sarebbe stato molto bello. E non ho portato la macchina fotografica proprio perché per quello che dicevo prima, che non... E invece là sarebbe stato bello scattare, ma sarebbe stato necessario avere la macchina, gli obiettivi adatti, il cavalletto adatto, i filtri adatti, quindi... Non mi appassiona quella roba lì. Eh? No, quella roba così, quella roba lì non mi appassiona, non mi ci metterei col cavalletto a fare i tempi lunghi o cose del genere. Cioè, li ho fatti anni fa, però non mi appassiona più. Cioè, vado costantemente alla ricerca delle persone. Non che non è detto che debba essere la bella modella, può essere anche la vecchietta, può essere il vecchietto, può essere, che ne so, un uomo elegante con la bombetta o... Qualsiasi personaggio che possa essere un po' particolare, quello mi attrae. Ma scattare i luoghi non mi piace. Vabbè, ognuno c'ha la sua tendenza, no? Sì, io no, ripeto, io non ho una passione specifica per la persona. Sono certo e mi sono diciamo... infilato in questo genere unicamente perché a un certo punto ero abituato a fare sempre certi tipi di foto e quindi ho iniziato a voler scattare all'interno di uno studio con luci eccetera, però rimane sempre una passione generale che poi probabilmente quella della figura umana sia la fotografia più interessante, e questo su questo non c'è dubbio, perché il corpo umano riesce a dare sensazioni superiori a quelle che qualsiasi altra fotografia difficilmente riesce a dare. Io ti dico di sì, magari c'è chi non la pensa come noi, cioè, con quelli che scattano gli uccellini, accaniti. La macro, per esempio, eccetera. Voglio dire, chi la fa con passione, perché poi ogni genere fotografico ha necessità di essere fatto in una certa maniera. Meno male che siamo tutti diversi, voglio dire. Sì. Ho trovato un bianco da farvi vedere. Dai. Eccolo là.
Guarda, io la stessa modella, però la foto aveva la mise in nero. Desire. Questa è anche doppia con la foto, nel senso no, questa, questa non finisce mai, Paolo, quanto è alta? Questa è talmente alta che ha sforato pure vedi, non c'entra il frame. Vedi che no, non è pizzicata. Però si può vedere il taglio, ragazzi. Ma veramente, cioè... Bellissimo. Questa è domanda. Va bene, signori. Io vi lascio. Buona serata, buona nottata. Alla prossima. Buonanotte. Bene. Buonanotte a tutti. Buonanotte.